chiedendo scusa per questa voce pazzesca, possiamo iniziare il consiglio comunale. Procediamo all'appello. Presente. Consigliere Allasia assente, giustificato. Consigliere Amejou dovrebbe arrivare, però per adesso è assente. Ambrogio presente, Astigiano, Bergesio, Conterno, Cornaglio, Elena. Ferrero è assente per motivi di salute. Abbiate pazienza. Grazie. Pronto? Allora, Ferrero assente giustificato, Gemma, Isu, Marengo, Milazzo, Panero, Somaglia, Tripodi assente giustificato. Ok, per adesso. Al momento Somaglia assente. Sì, perfetto. Gli assessori ci sono tutti. Somaglia è arrivato, quindi è chiuso. Allora, nomi gli scrutatori si accettano. Ambrogio, Isu, Panero. Allora, oggi non ci sono interrogazioni, non ci sono mozioni, data l'argomento del bilancio. La parola al sindaco per le comunicazioni. Le comunicazioni sono, ahimè, dolorose, riguardano tre persone che ci hanno lasciato. A metà novembre è scomparsa la signora Giacone Vincenza, un burdese già dipendente dell'asilo nido. Il 27 novembre è scomparso Barbero Giovanni, che è stato consigliere comunale. Il 17 dicembre è mancato il signor Bo Mario, papà della nostra dipendente Silvana Bo dell'asilo nido. Credo che a questi lutti che hanno colpito la nostra comunità e ai quali abbiamo fatto pervenire i sentimenti di condoglianze, credo che non possa non legarsi un momento di silenzio e di lutto nel ricordo delle vittime, le ultime in ordine di tempo, di Berlino.
credo che non possiamo non immaginare di essere vicini alla famiglia della ragazza italiana che risulta dispersa. Ecco, chiedo scusa, avevo questa informazione e purtroppo il DNA è suo e quindi insieme alle altre persone, insieme alle tante persone che in questo momento stanno vivendo in questa fuga da Aleppo, in questa sorta di esodo incredibile, a pochi chilometri di distanza, se vogliamo, da un luogo simbolo del Natale che è Nazareth, che è Betlemme. Non ci sono, erano nella stessa area nel periodo romano e non possiamo non essere vicini a queste tante persone sofferenti e a queste tante persone che vivono questo momento grave di guerra di cui molto spesso non hanno assolutamente, come si sente dalle interviste, alcuna solo la sofferenza, nessuna giustificazione. Chiedo al Presidente se non ritenga di alzarci in piedi e attraverso un minuto di silenzio ricordare le vittime lontane e quelle più vicine. Grazie. Grazie al signor Sindaco. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Allora, velocemente volevo fare questo intervento per ringraziare il Sindaco perché in data 6 dicembre 2016 c'è stata la mia nomina, che direi una rinomina, nel Comitato ATC-CN3 del Roero, in rappresentanza di questo Consiglio Comunale, nomina che diciamo fa la copia di quella che è stata presentata il 7 dicembre 2016, questa a gennaio 2015. Facendo un velocissimo excursus, ero rappresentante per questo consiglio della TCCN3, che poi in seguito alla riforma è stata soppressa, diciamo, e fusa, sono stati fusi insieme la TCCN2 e CN3 insieme, e quindi si è reso necessaria una nuova nomina. Ringrazio, come ho già fatto allora, il Sindaco per la fiducia, per poter continuare nell'opera che è già un po' di tempo, che da quella nomina del 2015 che porto avanti. Già allora dissi: non sono un cacciatore, ma vicino a me ho persone che con passione frequentano questa disciplina e praticano, diciamo, questo che qualcuno chiama addirittura anche sport, con passione, quindi a loro starò vicino per cercare di svolgere bene quello che è il compito che mi viene assegnato, e mi impegno da adesso a aggiornare il Consiglio per quanto è possibile per nome e conto del Sindaco.
Due battute velocissime, anche ringrazio per il dono di questo, dei pensieri di padre Ettore. L'altra sera ero qui alla presentazione del libro, questa che sembra una carta di credito invece è un bellissimo filmato toccante di, diciamo, un riassunto della sua vita. Ci tengo a farlo perché ho partecipato appunto alla presentazione, è stato un momento veramente importante che, e sono state spese, diciamo, parole profonde. Grazie. Grazie a lei. Mi ha anticipato, difatti stavo per dire che, no, grazie, i consiglieri hanno trovato il volume che è stato presentato 3 sere fa e mi pare che ci sia anche in omaggio un'agenda della Cassa di Risparmio di Barà, mi pare. Bene, se non ci sono interventi o comunicazioni io passerei al punto 2, approvazione dei verbali della seduta precedente, dal numero 49 al numero 57 della seduta del 27 ottobre. Quindi, se non ci sono interventi, possiamo votare. Signor Milazzo, prego. Mi astengo perché non ero presente. Grazie. Grazie a lei. È confermato. Possiamo votare. Votazione chiusa, 12 favorevoli e un astenuto. Passiamo al punto 3, regolamento per le aree mercatali, riordino del settore del adeguamento alle norme del regolamento regionale approvato con decreto presidente della giunta regionale del 9 novembre 2015 numero 6/R. Illustra l'assessore Borrelli. Buonasera a tutti. La materia delle assegnazioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica è regolata dalle disposizioni dell'intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 in attuazione della direttiva Bolkestein. Pertanto le concessioni devono essere riassegnate mediante una selezione tra i candidati e l'autorizzazione deve avere una durata limitata e adeguata escludendo il rinnovo automatico. La Regione Piemonte nel novembre 2015 con proprio regolamento è intervenuta disciplinando i criteri e le modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi di questa attività commerciale, prevedendo una durata di 12 anni anziché i 10 precedentemente considerati. Si rende quindi necessario adeguare il corpo normativo comunale secondo i nuovi principi mediante la modifica delle norme che regolano la durata delle concessioni stesse. Inoltre, considerando che nell'area di Piazza Giolitti da anni non venivano più utilizzati né assegnati in concessioni né frequentati da operatori saltuari 2 posteggi per operatori all'ingrosso, dall'ottobre 2014 si è sperimentato per un biennio la trasformazione di questi spazi in aree da assegnare agli operatori agricoli per la vendita al dettaglio di tipologie di prodotti a completamento dell'offerta merceologica presente sul mercato alla produzione. Poiché la sperimentazione ha avuto un esito positivo, si propone di modificare la planimetria a suo tempo approvata nel modello riportato all'allegato A. Si pone pertanto all'attenzione di questo Consiglio la modifica degli articoli concernenti la durata delle concessioni, ricordando che quelle in essere decorrevano dalla data della deliberazione di riordino delle aree mercatali, avvenuta il 19 giugno 2012, e quindi avranno scadenza il 7 maggio 2017, come stabilito dall'intesa 5 luglio 2012, nonché di approvare la nuova planimetria relativa all'area di Piazza Giolitti. Grazie all'assessore. A quanto pare non
non ci sono interventi, quindi posso porre in votazione la delibera allora. Quindi prenotiamola, segnaliamo. Si può votare. No, non è die. Non è die. Votazione chiusa. 9 favorevoli e 4 astenuti. Passiamo al punto 4. Non è variazione. 2016-2018 ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 273 dello scorso 29 novembre. Illustra l'assessore Fogliato. Sì, ultima variazione di bilancio presentata nell'ultima penultima Commissione Finanze e Tributi. Sono molti capitoli movimentati, però già come ho avuto modo di dire in Commissione, 23 di questi capitoli toccano il settore personale, con una diminuzione di spesa di un poco più di 25.000 euro, altri 25 toccano il capitolo utenze, dove se si esclude un conguaglio per quanto riguarda l'illuminazione avremo un risparmio di spesa di altri 6.000 euro. Dopodiché vi sono alcuni, c'è l'investimento per quanto riguarda la videosorveglianza che arriva da un risparmio di spesa per quanto riguarda il progetto di messa in sicurezza di strada Orti, l'investimento dell'acquisto di arredo urbano per le aree soggette a riqualificazione ha contribuito a questo, in modo particolare un contributo della Baratte Milano. Vi è la presa in carico anche di un contributo regionale di 120.000 euro da destinare a investimenti in particolare asfalti. Vi è la presa in carico di contributi vari, sia pubblici che privati, alcune economie di spesa e maggiori spese, ma parliamo di importi limitate. In ultimo, lo stanziamento e contributo di 5.000 euro per un nuovo mezzo assegnato alla Protezione Civile. Grazie all'assessore. Richieste di parola, quindi consigliere Bargesio, prego. Sì, il nostro parere è favorevole perché questa variazione va a comporre il quadro del bilancio dello scorso anno e va a mettere a punto gli ultimi elementi che servivano per la quadratura. Quindi sicuramente la nostra opinione è favorevole. Grazie al consigliere. Bene, non ci sono interventi, quindi io pongo in votazione questa delibera. Si può votare. Votazione chiusa. Quindi 9 favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto. Proposta numero 5, modifiche al nuovo regolamento di contabilità in recepimento delle novità introdotte dal decreto legislativo numero 113 del 2016, anche in questo caso illustra l'assessore Fogliato. Le modifiche al regolamento si sono rese necessarie essenzialmente per le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016. In particolare l'articolo 9 bis elimina l'obbligo di allegare al momento della presentazione al Consiglio del DUP dell'eventuale nota di aggiornamento allo stesso e del bilancio di previsione il parere dell'organo di revisione.
Tale parere deve essere reso prima della discussione dei documenti citati da parte del Consiglio stesso e non al momento della predisposizione da parte della Giunta. Per effetto di tale novità legislativa si è intervenuti modificando gli articoli 32 e 33 del vigente regolamento. L'articolo 32 è stato anche modificato al comma 3 al fine di chiarire che il DUP presentato al Consiglio nel mese di luglio è oggetto di approvazione da parte dello stesso nella seduta da tenersi nei 65 giorni successivi. È stato inoltre modificato l'articolo 119 per fissare un termine, 15 giorni, entro il quale l'organo di revisione deve fornire il parere sul DUP, sull'eventuale nota di aggiornamento e sul bilancio, precedentemente inserito negli articoli 32 e 33. Viene inoltre modificato il comma 10 dell'articolo 40 perché il decreto legge 113 ha aggiunto una nuova fattispecie alla variazione di competenza dirigenziale. L'ultima modifica riguarda l'articolo 27, dove si propone la soppressione del comma 5 che per un refuso ha prodotto una sostanziale duplicazione del comma 4. Grazie all'assessore. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, ma solo per annunciare la mia astensione al voto, ne abbiamo parlato ampiamente già nelle varie commissioni, ma credo di interpretare anche il pensiero dei miei colleghi di minoranza, semplicemente perché restiamo in attesa di vedere gli sviluppi di questo nuovo regolamento, quindi non abbiamo un'indicazione negativa, ma ci sembra d'obbligo avere una certa prudenza in questo momento e quindi il nostro voto sarà di astensione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri interventi a proposito? Consigliere Bergesio, prego. Sicuramente questo è uno strumento in via di definizione, credo però che la modifica fondamentale a questo regolamento, che viene appunto anche dall'esperienza di un anno di utilizzo di questo nuovo strumento, si perfeziona, si mette nei binari l'utilizzo di uno strumento che a nostro avviso diventa fondamentale per la vita dell'ente, quindi voteremo a favore. Grazie al consigliere Bergesio. Anche qui mi pare che gli interventi siano esauriti con le due dichiarazioni, una per la maggioranza e una per la minoranza, quindi io pongo in votazione la deliberazione. Possiamo votare. Votazione chiusa, 9 favorevoli e 4 astenuti. Ora, proposta numero 6, fino all'ultima, numero 16, si tratta delle delibere legate al bilancio di previsione. Quindi se i colleghi consiglieri ricordano, come da prassi ormai consolidata da molti anni, anche da molte consigliature, io proporrei di concentrare queste delibere in un'unica discussione, come è stato fatto, ripeto, più volte, più anni consecutivi, raddoppiando i tempi stabiliti dal regolamento. Quindi rispettivamente i 15 minuti diventano 30, i 5 minuti diritto di replica diventano 10, questo vale per tutti i consiglieri, e poi per i capigruppo o eventualmente per i consiglieri che dissentono dai rispettivi capigruppo, 10 minuti di dichiarazione di voto. Se siete d'accordo procediamo in questo modo, fermo restando ovviamente il dovere di votare poi le singole delibere una a una.
Quindi se qualcuno è contrario può esprimere le proprie riflessioni, altrimenti se non recepisco altri pareri direi di adottare questo criterio. Quindi mi pare di aver capito che sia così. Molto bene. Allora adesso la discussione è aperta da questa fino alla delibera numero 16. Incominciamo con l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 17-19 e questa delibera, come tutte le altre, è illustrata chiaramente dall'assessore alle finanze, come tutte le altre, come tutte in un'unica presentazione. Presidente, le chiederò poi solo sulla specifica delibera della IUC, regolamento IUC, solo due note, ma all'inizio, prima della votazione, solo questo. Quindi a lei la parola, prego. Chiederei se è possibile, con l'aiuto dello slide. Sì, sì. Prego, quindi il limite dei 30 minuti vale anche chiaramente per i relatori, insomma, secondo la prassi sì, consolidata. Grazie. Approfitto mentre si prepara, prima di tutto mi sembra giusto un grosso ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato sul bilancio. Beh, prima di tutto un ringraziamento al sindaco, ai miei colleghi di giunta, a tutto il consiglio comunale, maggioranza e minoranza, a tutta la commissione, in particolare la commissione finanze e tributi, avuto diverse riunioni su questo, se posso però a tutto l'apparato del comune, perché è vero che l'ufficio ragioneria, qui rappresentato dal dirigente, ha il compito di assemblare, di predisporre, però assembla, predispone quelli che i vari uffici danno, ecco, perciò richiede tutto un lavoro dietro. Soprattutto un altro lavoro molto importante, cogliendo anche aspettative, riflessioni avvenute in questa sala, è giusto che ci sia discussione, è giusto anche di recepire consigli, un grosso lavoro anche fatto nel documento unico di programmazione, nel DUP, di renderlo sempre più completo, più leggibile, non solo in questa sala, non solo da noi, che noi inteso sia giunta che consiglio, che dobbiamo approvarlo, ma anche dal cittadino. Le slide sono diverse, non le commenterò tutte per ragioni di tempo, le ho però lasciate perché danno un po' la completezza di quello che è una riflessione, un ragionamento sul bilancio, poi eventualmente se in sede di discussione uno vuol tornarci ci possiamo tornare. Andiamo pure avanti, parlerei da alcune chiavi di lettura, anche qui molto velocemente, ne ho messe 5, potrebbero essere molti di più. La parziale autonomia, già solo due elementi, il fatto che le entrate, gran parte sono, le modalità di entrate sono decise da un organo superiore, noi non possiamo influire per quanto riguarda i tributi comunali, sia come agevolazioni, essendo quelle stabilite, sia per quello che riguarda le aliquote, e l'altro è il patto di stabilità, che pur modificato è comunque in vigore. La seconda è la ricità operativa, perché anche se i numeri finali sono numeri importanti, poi nella sostanza quello che è il margine di manovra, lo vedremo poi nelle slide successive, è molto più limitato. Terza chiave di lettura, questo anche grazie al fatto che nel commento è insieme al DUP, è il discorso della fedeltà al programma, cioè il fatto di ragionare da dove siamo partiti, esattamente dal programma di mandato presentato dal sindaco nel 2014. Coinvolgimento della comunità cittadina, nel momento in cui ci predisponiamo a ragionare, a predisporre il bilancio, abbiamo incontrato diverse realtà, non
sono incontri di rito, sono incontri per avere sempre meglio il polso della situazione, che poi è il polso delle situazioni che si ha tutto l'anno, perché ci limitassimo solo al mese di ottobre, novembre, nel momento in cui predisponiamo il bilancio no, verremo meno a qual è il nostro compito. Elasticità dell'adeguarsi, cioè un bilancio in divenire. Siamo in una situazione fluida sia a livello nazionale sia a livello locale, è giusto che il bilancio sia una base che fotografa in questo momento con la realtà, porsi degli obiettivi, però essere anche pronti a modificare la barra, ad adattarsi alle nuove emergenze, ai nuovi progetti, ai nuovi tipi di investimento. Ecco questo che deve essere, non una cosa rigida, non modificabile nel corso del tempo. Andiamo pure avanti. DUP. Da dove siamo partiti? Noi abbiamo cercato di spalmare soprattutto nelle missioni, perciò nella seconda parte del documento alcuni concetti. Beh, prima di tutto ad aggiornare i numeri, perché nella prima versione del DUP avevamo ancora il vecchio previsionale eccetera, in questo caso nel DUP definitivo parliamo di numeri di questo previsionale e anche per gli anni successivi, ma soprattutto a riprendere in mano e ampliare e chiarire ancora meglio quelli che sono i vari punti da dove siamo partiti nel programma di governo spalmato sulle varie missioni. Quanto abbiamo realizzato, ma soprattutto al di là dell'aspetto descrittivo, se questo che abbiamo realizzato ha permesso dei cambiamenti e anche misurarlo in termini oggettivi. Misurarlo in termini oggettivi poi sono i numeri questi che anche contribuiscono nella misurazione. Monitoraggio, ecco, come dicevo, come misuriamo i cambiamenti, il quarto i lavori in corso, che sono sia gli stanziamenti di bilancio ma anche obiettivi sia per la parte corrente che la parte investimenti, che obiettivi prioritari non devono essere tantissimi ma devono essere obiettivi prioritari che ci diamo, che vanno al di là dei numeri ma sul quale operiamo sia come maggioranza, come giunta e anche come uffici per andare a reperire le risorse di copertura finanziaria. E in ultimo in che direzione andiamo? Motivazione di obiettivi e progettualità. Chi ha potuto leggere il DUP ha visto che nelle varie missioni vi sono anche gli obiettivi da qui a fine mandato su cui vogliamo lavorare, quelli che in questo momento intravediamo, ma vale lo stesso discorso che ho fatto prima, anche qui siamo in una situazione fluida in divenire, perciò questi obiettivi, ma d'altronde il DUP andrà aggiornato ogni anno, tutti questi obiettivi, torno a dire da qui a fine mandato, possono essere implementati, modificati, ecco, in base a quella che è la realtà che ci troveremo di fronte. Prego. Relazioni con l'esterno, ecco, i vari incontri e il vivere la città in qualche modo ci ha permesso anche di fare alcune considerazioni che poi rispecchiano anche quello che poi sono le risposte che dà il bilancio. Cioè, la prima, anche qui per ragioni di sintesi ne ho indicate alcune, altri potrebbero averne altre, richiesta qualità dei servizi per, per le famiglie, cioè nei vari incontri e nel girare per la città proprio percepiamo il fatto che le famiglie, soprattutto le famiglie con figli, richiedono il mantenimento in qualità, quantità, eccetera, i servizi, perché meglio conciliare i tempi, lavoro, famiglia e via dicendo, e dare una buona qualità di studio educativa per i loro figli. Secondo, lavoro comune sulle emergenze sociali, già attuato già da tantissimo tempo, logicamente non facciamo miracoli, tante cose rimangono ancora da realizzare, delle emergenze inevase ci sono ancora, però sicuramente il lavoro di rete, il confrontarsi, l'agire insieme, questo ha già delineato una forte strada, una linea maestra sul quale continuare il nostro lavoro. Desiderio di vivere la città. Già percepito da tempo, ma mai come in questo periodo, a seguito anche delle riqualificazioni, il fatto proprio è palpabile la volontà di essere in giro le persone, di vivere, di calcare le nostre strade, ecco, di anche di lasciare un attimino l'auto da una parte per in qualche modo tornare a relazionarsi, a vivere anche i luoghi pubblici come un luogo di relazione.
Quarta, la fondamentale presenza dell'associazionismo, e quando parlo di associazionismo intendo nei più vari campi, non solo nei temi, nel volontariato puro, ma parlo di quartieri, frazioni, società sportive e via dicendo, cioè il proprio l'orgoglio di appartenere a qualcosa, di crederci e soprattutto di vivere quell'esperienza al servizio della città. E questo orgoglio si sente forte quando si chiede: voi comune ci siete con noi, facciamo squadra insieme. In ultimo, polo innovativo e pilota. Ecco, qui purtroppo devo in parte in vari aspetti Bra sta diventando anche su tanti aspetti un punto di riferimento, e qui stasera in questo momento è assente per ragioni di salute, però devo ricordare in particolare il grande operato del consigliere Pietro Ferrero, che grazie alla sua azione insieme al sindaco per quanto riguarda l'aspetto delle ferrovie, elettrificazione, della copertura dei binari, via dicendo, in giro siamo diventati un po' un punto di riferimento come città sotto questo, ma non solo, sotto l'aspetto seguire quello che noi chiamiamo educazione slow, cioè supporto alla genitorialità. Parecchi comuni ci hanno chiamato per vedere come stiamo agendo in questo. In ultimo anche la grossa azione fatta da Sino, che ha saputo anche catalizzare altri comuni attorno a noi per l'avvertenza della GEC, eccetera. Sono tutte azioni in cui nel nostro piccolo in qualche modo abbiamo saputo coalizzare altri comuni. Andiamo avanti. Paletti di azione. Uno è tributi e morosità. L'aspetto dei tributi l'ho già ricordato prima, il fatto che le spese, quelle le gestiamo noi, le entrate in parte ce le gestiscono altre, ma non intendo le aliquote dell'imposta, ci mancherebbe, noi abbiamo dato l'esempio già quando non era obbligatorio, non avevamo toccato nulla. Riteniamo che il fatto delle agevolazioni, ci sono alcune che hanno ancora un senso, altre potrebbero essere modificate a beneficio dei nostri concittadini, perché è giusto monitorare il grosso lavoro che fa l'ufficio tributi in tal senso, però nel momento in cui c'è il blocco anche un'azione per essere più incisivi in termini di agevolazione non ci è permesso di farlo. E poi l'altro aspetto è la morosità, perché un conto è il mancato incasso per le agevolazioni che vengono concesse, un conto invece è il mancato incasso per la morosità. Anche qui chi ha avuto voglia di leggersi il dubbio, vi è tutta una spiegazione di come si sta riorganizzando l'ufficio tributi anche nelle relazioni con gli utenti, nella relazione con i CAF, con gli studi commercialistici, c'è tutto proprio per da una parte essere incisivi e combattere fermamente il tema morosità, cioè evasione, ma nello stesso tempo con rispetto dei nostri concittadini, relazionandosi correttamente, anche questo quando viene svolto da realtà esterne, ma sempre con la supervisione dei nostri funzionari. Altro, diminuzione di spesa ma con attenzione alla qualità. Anche quest'anno abbiamo continuato in questo a diminuire la spesa, però salvaguardando la qualità dei servizi, se no sarebbe stato troppo facile questa azione. Contratti in essere, il fatto di sapere che in quella data, in quel periodo avremo la scadenza di determinati contratti, anche contratti molto importanti che hanno un certo peso nel totale delle nostre uscite, prepararsi per tempo, ragionare per tempo per far sì che sia migliorata la qualità, ma nel suo tempo anche migliorato l'aspetto finanziario. Sono due concetti non semplicissimi da sposare insieme, ma se ci si prepara per tempo, ci si attiva, si guarda anche in giro esempi virtuosi, e questo è quello, l'obiettivo che ci poniamo. E in ultimo la nuova tipologia di contributi, quelli che chiamo rotativi, cioè noi ci contiamo confrontando con la diminuzione di quello che è il contributo a fondo perduto, quello che non deve più essere restituito, arrivando invece sempre di più a dei contributi o mutui che richiedono la restituzione della quota capitale. Anche qui ho con un ragionamento
occorre ragionare in termini di priorità, in cui ti assumi un impegno, ma hai un investimento che ti dà comunque un valore aggiunto, che va incontro alle tese che ho enunciato prima. Dall'altra parte, poi nel predisporre i vari flussi di cassa e di spesa, dobbiamo poi ragionare per restituire la quota capitale. Prego. Caratteristiche. La sobrietà di bilancio, vale a dire, l'ho detto prima, vi è un forte impulso e una riorganizzazione in tema di recupero evasione, però abbiamo voluto essere prudenti nel predisporre delle cifre, nel metterle nelle entrate. Vediamo le azioni come andranno, quello che si uscirà da frutto saranno nuovi flussi che permetteranno di andare incontro a nuove azioni, sia di parte corrente o svincolando delle poste che in questo momento abbiamo messo a parte corrente, che possono essere poi dirottate a investimenti per quello che occorre nella nostra città. E sul tema degli investimenti, anche qui non abbiamo voluto mettere per la parte del 2017 il tema alienazioni, cioè copertura da alienazioni. Continueremo su quella strada, continueremo intensamente, anche qui è riportato nel DUP, ma in questo momento non vogliamo mettere nessuna opera finanziata da alienazioni per quanto riguarda il 2017. Visione globale e prospettica oltre i numeri al momento possibile. Quello che accennavo prima, la caratteristica che diamo, che non è ancora rappresentata nei numeri ma è dichiarata in particolare nel DUP, pertanto vogliamo e diamo la possibilità di essere giudicati in questo, negli obiettivi che ci diamo di reperimento progettualità, reperimento risorse finanziarie per ad incontro a nuove tipologie che chiamo anche di investimento di parte corrente, oltre che di investimento in quote capitale, che noi riteniamo prioritari. Prego. Nuove riflessioni, questo è l'ultimo prima di passare poi all'aspetto numerico. Il bilancio è selettivo ma per tutti, non è in contrasto questi due termini. È selettivo perché se partiamo da un programma amministrativo sono dichiarate delle priorità. Deve essere fedele a queste priorità, ma non dimenticando che dobbiamo avere una visione globale, non dobbiamo tralasciare nulla delle esigenze che riguardano i nostri concittadini, riguarda la città, con criterio però. Secondo, bene comune. Ecco, bene comune è un termine abusatissimo, nel senso che poi nel momento in cui ci siamo chiamati a dire ma tu cosa intendi per bene comune, ognuno può dare la propria definizione e non c'è nessuno che ha la verità in tasca, perciò tutte le definizioni potrebbero stare in piedi. Ho voluto mettere tre elementi che ci possono guidare nel darci questa definizione, e sono tre elementi che non sono solo teorici ma che trovano però contropartita anche sotto l'aspetto numerico. E parte da un concetto comune, che è il termine di sussidiarietà. Però il primo lo declino come sussidiarietà orizzontale, cioè la compartecipazione in risorse ed energie con altre realtà. Se altre realtà della città fanno meglio rispetto all'ente locale, ben venga che lo facciano. Ma noi dobbiamo accompagnarle questo aspetto, essere di fianco anche sotto l'aspetto finanziario. L'altro, la sussidiarietà verticale, in questo caso sovente ci troviamo a sostituirci ad enti superiori, una volta era solo in compartecipazione, purtroppo a volte nel totale finanziamento in questo caso. E in ultimo, che secondo me è la novità ma è ancora più sfidante ed è veramente bello se si riuscisse ad andare in tal senso, è la sussidiarietà circolare, cioè mettere in rete con pari dignità diversi attori per mettere l'energia in comune, dove la somma non è la somma delle potenzialità ma vi è un valore aggiunto in tutto questo. Credo che nel piccolo spero che poi darà dei risultati, è un po' il lavoro che si sta facendo con il tavolo del lavoro e il tavolo attività produttive. Prego, andiamo pure avanti, passiamo all'aspetto numerico. Ecco,
cercherò anche qui solo di dire alcune cose. Parliamo qui per sommi capi, cioè abbiamo come viene finanziato il bilancio corrente. Ho preso il previsionale 2017 e gli ultimi 2 anni. In questo caso volevo far notare di questa slide che pur diminuendo le risorse ordinarie, vedete che da 24 milioni qualcosa passiamo a poco più che 23 milioni, il peso fra tributi, trasferimenti correnti e entrate extratributarie più o meno è simile nei vari anni. Prego, andiamo pure avanti. La suddivisione spesa per missione, qui non è possibile vederla tutti insieme, ma sarebbe da vedere e leggere con la slide che viene dopo. Le varie missioni, ho voluto, e qui devo ringraziare veramente gli uffici che hanno fatto un lavoro immane, depurare dalle spese rigide, cioè depurare da voce personale, da interessi e da utenze. Cioè quello che veramente agiamo nella progettualità, che poi non è detto che sia tutto soldi che possiamo muovere, perché ci sono dei contratti da rispettare e via dicendo, però era interessante che si è depurata dalle spese rigidi, pur in un periodo di crisi, pur in un periodo in cui siamo andati lo stesso a limare, vedete che il totale più o meno è simile, anzi è in aumento, però poi è inficiato e l'ho voluto dichiarare apertamente da un maggior uscita, che poi è una partita di giro perché la troviamo anche nell'entrata, di 260.000 euro per quanto riguarda la manifestazione CIS che avremo nel settembre 2017. Però attenzione, vi è tra parentesi da aggiungere circa 200.000 euro che a breve, sentita la Regione, penso che già nel mese di gennaio avremo notizie di contributi regionali che noi non abbiamo ancora messo perché non abbiamo ancora le lettere di comunicazione ufficiale da parte della Regione in materia di politiche sociali, in particolare l'emergenza abitativa, che nel mese di gennaio penso si potrà già andare in variazione di bilancio per aumentare la funzione 12 delle politiche sociali. Prego, andiamo pure avanti. E qui è la controprova di quello che dicevo prima, vale a dire abbiamo un risparmio di circa 320.000 euro per quanto riguarda le spese rigide, discorso personale, utenze e interessi passivi, che sono gli importi che gli uffici meglio hanno depurato rispetto alla slide precedente. Andiamo pure avanti. Vi è un dettaglio dei tributi e politica tributaria, anche qui non mi stancherò di dirlo, il 2015 non c'era ancora il blocco da parte dello Stato, però già allora avevamo deciso come amministrazione di non agire sulla leva fiscale, perciò vedete che siamo in stabili per quanto riguarda i tributi. Vi è l'aumento per quanto riguarda il 2016, ma perché, se vi ricordate, nel luglio 2016 mi sembra lo Stato ha deciso di diminuire la percentuale di compartecipazione dell'IMU, cioè giriamo meno IMU allo Stato, cioè di più IMU che rimane da noi, per quello che c'era stata una variazione di bilancio di circa 1.100.000 euro circa per quanto riguarda il tema IMU. Di positivo c'è, e anche qui siamo stati prudenti, poi speriamo invece di aggiungere ancora, è che facilmente siamo un attimino al capolinea per quanto riguarda i tagli da parte dello Stato sul fondo di solidarietà e fondo ordinario, cioè i trasferimenti. Siamo a capolinea quando mai le cifre sono diventate molto basse rispetto a chi è qui in Consiglio Comunale da qualche anno, sa che allora parlavamo di qualche milione di euro, ecco, qui parliamo di centinaia di migliaia di euro, però è positivo che intanto ci si ferma e si incomincia a risalire. Noi prudenzialmente abbiamo messo già una cifra che è il doppio, ecco, rispetto al fondo ordinario dell'anno scorso, poi speriamo di avere strada facendo delle notizie ancora più positive. Andiamo avanti, credo che sia interessante vedere
questa slide, ne ho scelta un, ne ho calcolata una sola, c'è il peso delle agevolazioni, attenzione, non della morosità, delle agevolazioni, solo sul tributo della Tari, proprio considerando il momento anche di crisi economica che continua a vivere il paese, che continua a vivere la nostra città, perciò questi dati qui sono come qualcuno che vedremo anche dopo, è un po' la medaglia dalle due facce, c'è un aspetto cui dice ti andiamo incontro, dall'altra parte ti andiamo incontro perché purtroppo ci vi è ancora una situazione economica molto difficile, eccetera, perciò sempre da leggere in due modi, però abbiamo circa 300.000 euro di agevolazioni per quanto riguarda la Tari e tocca circa un migliaio di famiglie della nostra città. Crediamo, questo non lo diciamo noi, l'abbiamo anche constatato nel confronto con le organizzazioni sindacali, che nell'ambito delle sette sorelle forse siamo una delle città che ha delle agevolazioni migliori, soprattutto per quanto riguarda il discorso Tari. Andiamo per avanti, anche qui l'aumento obbligatorio per legge, ci mancherebbe, del fondi e accantonamenti, l'ho messo. Vedete, dal 2015 eravamo su 425.000 euro, siamo a quasi 900.000 euro previsto per il 2017, per significare che queste sono risorse che comunque dobbiamo accantonare, che vengono meno all'operatività ordinaria. Prego. Anche qui guardate la diminuzione dei trasferimenti correnti in conto gestione, passiamo da 1.400.000 a 1.100.000 e anche un po' la diversificazione, prima parlavamo di trasferimenti da amministrazioni pubbliche, ora parliamo anche da imprese, attenzione, quando si parla di imprese, nell'accezione che viene fatta nel DUP e nel bilancio, anche le fondazioni bancarie sono classificate imprese, ecco, pertanto va a finire lì sopra, però questo è testimonianza dell'estrema attenzione che viene data a partecipare ai bandi e tutto sommato accoglierne i punti sensibili per poterli anche in molti casi vincere. Prego. Altra slide, anche qui un po' complicatina da leggersi, ma per vedere l'aspetto dove la compartecipazione degli utenti e poi del bilancio indistinto ai vari servizi che però riteniamo importanti, quello è un aspetto che avevo detto prima, dove abbiamo colto il polso della realtà cittadina che ci chiede questo e il chiederci vuol dire operare in tal senso, vediamo la copertura in percentuale di quanto riguarda gli incassi rispetto, rispetto alle spese, teniamo conto che le entrate comunque sono previste in aumento, ma non perché aumentano le tariffe, perché noi abbiamo confermato le stesse tariffe e le stesse agevolazioni, però il servizio è apprezzato, poi per carità ci sono discussioni, c'è sempre miglioramenti, ci mancherebbe, però è apprezzato e aumentano coloro che usufruiscono di questo servizio, è un minimo, ma è interessante anche vedere, parliamo di percentuali piccole, ci mancherebbe, però è interessante che siamo al 5% circa delle entrate rispetto alle uscite per quanto riguarda l'ingresso ai musei con cittadini, ecco, se vogliamo è poco rispetto a, però siamo partiti da percentuali che erano tendenti a zero, ecco, vuol dire che anche l'offerta dei nostri musei è un'offerta che interessa non solo ai nostri concittadini ma è polo di attrazione anche per l'esterno. Prego, andiamo pure avanti, ecco, anche qui vale il discorso della Tari, la medaglia dalla doppia interpretazione, stavolta sono leggermente in riduzione il numero di coloro che hanno le agevolazioni, dipende un po' dagli anni e anche dalle, soprattutto per il nido, dipende un po' dalle famiglie che usufruiscono del servizio nido, la loro tipologia, dalla loro tipologia di reddito. Logicamente il grosso numero è un indice che continuiamo a far fatica anche nella nostra città. Prego. Viene ribadito anche qui, parlavamo prima dei contratti, qui abbiamo i vari costi
esterni, cioè l'appalto mensa, l'appalto discorso del micronido, sostituzione nido. Cerchiamo sempre di fare attenzione nel momento in cui facciamo questo, anche sotto l'aspetto finanziario, ma salvaguardando qualità e i diritti dei dipendenti. Ecco, questo è molto importante. Prego. Anche quello che vi ho accennato prima, dove gli incassi dei servizi scolastici sono in aumento, ma per quel fenomeno che vi avevo già accennato. Possiamo andare a quella successiva. Politiche sociali. Ho voluto estrapolare due aspetti. Uno è il sul discorso disabilità, mettendo a confronto due anni, disabilità che aumenta la cifra stanziata su questo, su questa tematica. Attenzione, a questo va a sommarsi la cifra di circa 1 milione di euro che viene girata comunque all'ex consorzio, e una parte di quella cifra, insieme a quelle stanziate anche dagli altri comuni, va incontro a servizi anche in tema di disabilità che però sono di competenza della funzione sociale. La cifra di esclusione sociale, che non fa capo solo alla funzione 12, ma vi sono anche in altre funzioni sempre argomenti di coesione sociale, e che non tiene conto in questo caso della disabilità, perciò va a sommarsi a quella di prima. Vedete che, nonostante la cifra di circa 200.000 euro, che con i primi mesi dell'anno che andremo a iscrivere nel momento in cui la regione ci conferma gli importi, già così è in aumento rispetto all'anno prima. Prego. Qui sono indicati le cifre che speriamo, siamo in attesa, cioè il 5 per 1000, l'Agenzia Sociale per la Locazione, Sostegno alla Locazione, Piemonte in Rete contro la Tratta, fanno circa 200.000 euro, di cui circa 150.000 euro dovrebbe essere a breve, o gennaio o febbraio, in quanto collegato alla lettera ufficiale da parte della Regione, vi sarà anche il regolamento e la modulistica per far sì che i nostri concittadini possano far domanda. Criterio adottato da tutti i comuni. Prego. Queste sono due slide, sono solo indicative e anche solo ancora dati un po' abbozzati, perché logicamente l'anno deve essere ancora chiuso, però una riguarda la colonia di Aiguella, l'altra riguarda il Politeama, però fanno vedere la contro, che un'inversione di rotta, cioè vuol dire che col tema di esternalizzazione la colonia si finanzia da sola, e per quanto riguarda il Politeama, prego, andiamo pure avanti, Politeama, logicamente che il Politeama è un investimento, ha un impatto sul bilancio indistinto, però da uno sbilancio di 124.000 euro circa passiamo a un bilancio indicativo di 96.700 euro. Andiamo pure avanti. Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo. Anche qui abbiamo l'indicazione dell'ammontare dell'ammortamento, che è in aumento, in diminuzione gli oneri finanziari. Vi è un concetto per quanto riguarda i mutui, stavolta prevediamo due mutui che sono 550.000 euro per la scuola di San Michele e la scuola materna di Via Ospedale, sono quello che vi dicevo prima, mutui a tasso zero, dove il ragionamento è: non abbiamo più il contributo a fondo perduto, però abbiamo un tasso zero, e qual è l'urgenza è di intervenire su queste due scuole, perciò mettiamo in cantiere i mutui, dove però non ci aumenteranno gli oneri finanziari. Prego, abbiamo l'ultima slide prima di due slide per quanto riguarda i lavori pubblici, e questa la introduce, il tema dei permessi di costruire, che è la risorsa interna, che è quella che va oltre il discorso mutui, oltre i contributi eccetera. Parliamo di importo stimato che più o meno è in linea con il 2016, anche qui una parte, sono 300.000 euro, sono destinati a parte corrente, in linea più o meno con gli anni precedenti, in linea anche con quello che è la spesa messa a parte corrente delle manutenzioni ordinarie, indicata di 386.000 euro, però vale il discorso che vi dicevo prima, in sede di
chiusura del nostro bilancio consuntivo, in sede di maggiori percezioni di fondo ordinario, di trasferimento, di recupero evasione, di tanti motivi, sarà la possibilità di iscrivere posto attivo in bilancio per liberare gli oneri di urbanizzazione, come fatto in parte anche nel 2016, per andare a coprire investimenti in conto capitale. Lascio ora la parola per due slide al collega Luciano Messa, per poi riprendere per l'ultima slide di chiusura. Prego, assessore Messa. Sì, anche in questo caso proprio due slide molto veloci per presentare quello che è il piano delle opere pubbliche, documento legato al bilancio. Il piano delle opere pubbliche naturalmente è già stato presentato nella competente commissione. Anche in questo caso permettetemi un ringraziamento alla commissione e a tutto l'ufficio lavori pubblici che ha collaborato insieme all'intera struttura comunale per il completamento e il confezionamento del triennale stesso. Naturalmente andiamo ad elencare quelle che sono le voci più importanti. Abbiamo voluto mettere in qualche modo in prima fila gli interventi sull'edilizia scolastica, già citati dal vice sindaco. In entrambi i casi abbiamo in qualche modo partecipato di bandi attraverso i quali potremo nella prossima estate intervenire con la riqualificazione energetica della scuola Rodari e con l'adeguamento mensa e riqualificazione energetica della scuola di San Michele. La somma di due arriviamo a più di €500.000 di euro. Naturalmente il piano triennale deve in qualche modo comprendere tutti gli interventi relativi alla gestione complessiva del territorio comunale, quindi sicuramente il piano delle manutenzioni delle strade, degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, un intervento ancora una volta puntuale, la messa in sicurezza della cappella del cimitero, cappella monumentale dal quale però ancora una volta abbiamo ottenuto un finanziamento partecipando a un bando, l'implementazione degli impianti illuminazione pubblica, di videosorveglianza, di arredo urbano, anche alla luce delle riqualificazioni che sono avvenute nell'ultima estate nella nostra città, sicuramente un'attenzione alla manutenzione delle aree verdi e del territorio con lo spurgo dei fossi e la pulizia delle ripe, degli interventi che rimangono concordati con i quartieri frazioni e lasciamo per ultimo, perché lo riteniamo importante, delle cifre, in questo caso 100.000 euro per il mantenimento e la messa in sicurezza delle nostre strutture, sia le nostre scuole e gli uffici pubblici, in particolare per quanto riguarda la normativa antincendio e antisismica che ultimamente è spesso oggetto di bandi pubblici. Prego. Ok. Naturalmente ci rendiamo conto che non è sempre facile poter soddisfare tutte le richieste che noi vorremmo con fondi puramente comunali e quindi la partecipazione a bandi è un elemento fondamentale. Abbiamo qui elencato una serie di interventi che riteniamo prioritari, rispetto ai quali l'amministrazione è intenzionata a procedere con la ricerca di finanziamenti che possono andare dai livelli naturalmente superiori rispetto a quello comunale. E rispetto a tutte queste voci naturalmente le situazioni possono essere diverse. In alcuni casi i progetti sono già addirittura stati, hanno già raggiunto addirittura la fase esecutiva, sono già stati addirittura considerati meritori di essere finanziati, ma gli organi superiori non hanno ancora finanziamenti a disposizione. In alcuni casi invece i progetti sono già stati in qualche modo completati, ma non c'è ancora un bando vero e proprio a cui poter partecipare. In altri casi invece diciamo c'è l'idea di sviluppare il progetto e quindi magari in quest'anno sarà l'anno giusto per poterlo in qualche modo dettagliare. Provo a farne un elenco di quelli che abbiamo ritenuto sicuramente più interessanti. Sicuramente la prosecuzione della copertura della ferrovia, che in questi giorni si sta completando con la prima parte del parcheggio, e poi naturalmente la volontà di andare avanti su bandi sicuramente a livello nazionale inerenti all'interramento della stazione. Sicuramente l'attuazione di tutta una serie di indicazioni che stanno uscendo fuori dal tavolo del PUMS relativamente alla mobilità sostenibile, la volontà di individuare una nuova posizione per l'edificio scolastico in sostituzione della media Piumatti, la riqualificazione urbana intesa veramente a livello ampio non solo dell'edificio ex mattatoio ma dell'intera area della zona Vescolone, il recupero del piano interrato della scuola media della Chiesa, in modo tale da poter liberare nuovi spazi per la scuola stessa, la rimozione delle barriere architettoniche della scuola Montalcini e Don Milani,
il recupero della manica della scuola Montalcini, prospiciente via Vittorio, l'adeguamento del Museo Craveri e la manutenzione straordinaria della biblioteca comunale e dell'archivio storico. Di questi, naturalmente, di altri progetti rispetto ai quali riterremo utile poter proseguire, l'amministrazione metterà tutte le forze per andare a individuare risorse che possano in qualche modo trasformare queste linee, in questo momento sono idee, in fatti concreti. Grazie. Grazie, assessore. Grazie, signor Presidente, mi permette l'ultima slide solo per non finire con i numeri, ecco, vedere, andare oltre quello che è l'aspetto numerico pur importante, perché ognuno di noi è chiamato a avere anche nell'ambito della propria città una visione ampia del concetto di politica. Io devo dire, sono stato fortunato perché l'altra settimana insieme ad altri ho avuto la possibilità di partecipare a un convegno che c'è stato, a una serata che è stata qui a Bra, promossa dalle parrocchie, sulla figura di Giorgio La Pira, sindaco del dopoguerra di Firenze, ma anche padre della nostra Costituzione, ecco, perché ha partecipato all'Assemblea Costituente. Presentato da chi l'ha conosciuto bene, perché era stato suo segretario e poi negli anni dal 95 al 99 lui stesso ha fatto il sindaco a Firenze. Ecco, mi ha colpito tre aspetti che il relatore ha portato delle vari interventi di Giorgio La Pira. Il primo è questo: le cose discusse all'Assemblea Costituente le ho capite bene, le ho incarnate solo quando ho fatto il sindaco. Ecco, secondo me è eccezionale, perché il fatto di pensare che noi tutti, indipendentemente dalla posizione che abbiamo, il fatto che abbiamo la possibilità di incarnare i valori dei padri della nostra Costituzione nella vita quotidiana, nell'amministrare la città. La seconda, la politica per definizione vuol dire dialogare e dare speranza. E questo è il nostro compito, il fatto di porci sempre in atteggiamento di relazione con altri, relazione fra di noi, ma relazione col cittadino, con le realtà organizzate, nel spiegare le cose, capendo anche se ci sono errori e nel rettificare la rotta e soprattutto avere il coraggio di monitorare se quello che è deciso funziona. È coraggio, perché si può anche scoprire che non funziona e si può anche legittimamente cambiare. Non bisogna fare politica basandosi sulla paura, ma battendo muri per costruire ponti. Questo nella nostra città, nel nostro piccolo, è questo che dobbiamo dare l'esempio, perché nell'ambito, se tutti i comuni, che se tutti gli amministratori comunali operassero in quel senso, credo che sconvolgeremmo il nostro paese, che un po' in fondo è quello che è tradurre la nostra responsabilità di amministratori nella bellezza e dell'importanza di amministrare un ente che si chiama Comune. Grazie. Grazie all'assessore Fogliato. Si apre il dibattito, ricordo, con quei criteri che abbiamo prima insieme definito e su cui abbiamo concordato. Si vede che il mio calo di voce ha contagiato anche i colleghi consiglieri. Nessuno ha la voce. È la classica melina dei bilanci di previsione. Consigliere Stegiano, prego.
Grazie signor Presidente. Chi si accinge a leggere con estrema attenzione, schivo da ogni pregiudizio di parte il DUP, documento unico di programmazione, si renderà conto che Bra sta cambiando volto. La metamorfosi è ormai avviata e non si può arrestare. Bra è diventata una città dinamica, accogliente e soprattutto vivibile. Gli interventi di riqualificazione urbana che l'amministrazione ha realizzato sono tangibili, sono sotto gli occhi di tutti e spaziano su azioni diverse. In primo luogo è stato strategico e lungimirante l'aver dotato la città di un piano regolatore generale comprensivo di tutti gli strumenti urbanistici necessari per fornire un servizio ai cittadini in ordine ad un bisogno primario, la casa. Questo importante strumento di programmazione e pianificazione è stato condiviso con i cittadini attraverso le diverse forme di partecipazione attiva e democratica dei quartieri, frazioni e delle associazioni, ovvero da parte dei portatori di interessi diffusi. Oggi finalmente Bra ha un suo nuovo centro storico, a vocazione commerciale, avendo realizzato un vero e proprio quartiere salotto che permette ai cittadini di vivere e di socializzare, passeggiando tranquillamente a piedi. Anche l'iniziativa privata di operatori economici non si è fatta attendere. Sono state realizzate opere di manutenzione straordinaria di edifici, anche di pregio architettonico ed artistico, e di riqualificazioni di attività produttive che non rispondevano più ai nuovi canoni di eleganza e funzionalità che sono propri di Bra. Anche dal punto di vista dei trasporti, Bra è diventata punto strategico di riferimento del territorio, a partire dal Roero, Somma Riva del Bosco, Pocapaglia e Santa Vittoria d'Alba, sino alla Valtanaro, Cherasco, Narzole, Monchiero, Dogliani e Farigliano, attraverso il collegamento del nuovo ospedale di Verduno e parte della Langa. L'attività che l'amministrazione sta portando avanti, in particolare col collega consigliere Pietro Ferrero, titolare della delega ai trasporti, ha dato un nuovo impulso all'offerta di mobilità, assolutamente carente e non conforme alle linee guida approvate dalla Regione Piemonte. Sono certo che una nuova rete di trasporto, ben distribuita sul territorio del bacino di Cuneo, collegata con il servizio ferroviario presso la nostra stazione, porterà a Bra benessere in tutti i settori, in particolare quello commerciale, ovvero una boccata di ossigeno per gli operatori economici che hanno investito in città. Quindi più trasporti e meno spesa. A seguito dell'adesione del Comune di Bra all'Agenzia della Mobilità Piemontese è stato trasferito il contratto di servizio del TPL a far data dal 1 settembre 2015. La partecipazione attiva presso l'Agenzia da parte di un nostro funzionario ha permesso di recuperare parte del contributo regionale per la copertura delle spese dal 1 gennaio al 31 agosto 2015, ammontanti complessivamente a 56.000 euro. Inoltre l'Agenzia medesima si è fatta carico del saldo per l'intero anno 2015, pari al 20%, per un importo di 135.000 euro. Complessivamente il Comune di Bra ha risparmiato una spesa annua di circa 300.000 euro. La città deve lasciare spazio ai servizi di trasporto urbano, anche mediante l'uso di mezzi elettrici, disincentivando l'uso del mezzo privato a tutto vantaggio dell'ambiente, ovvero la salute dei nostri cittadini. A questo proposito vorrei ricordare l'ottimo lavoro svolto per la copertura della ferrovia, la realizzazione di nuovi parcheggi, circa 40, che potrebbero arrivare a 100, con il completamento di una nuova soletta di 50 metri, preventivata per il 2017 e in attesa di finanziamento. Per quanto concerne il patrimonio pubblico, appare assolutamente evidente e non scontata tutta l'attività di manutenzione delle scuole braidesi, che sono un punto di forza per lo sviluppo socioculturale della città che amministriamo. Avere scuole ben gestite ed organizzate, nonché funzionali, garantiscono servizi puntuali alle famiglie, che sono le cellule vitali della nostra comunità. Una lungimirante attività amministrativa che ha saputo in passato e che saprà anche in futuro pianificare, finanziare e realizzare interventi idonei a migliorare l'aspetto della città e potenziare i suoi servizi,
ha permesso di sviluppare importanti progetti di promozione dell'immagine della città verso l'esterno, con la proposizione di eventi di richiamo nazionale ed internazionale. Non vi è dubbio che il fiore all'occhiello della città è Pollenzo, importante sito seriale delle residenze sabaude, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO sin dal 1997. Pollenzo è altresì sede dell'Università degli Studi e Scienze Gastronomiche, unico ateneo al mondo che ha dato tanta visibilità al nostro territorio. Tutto questo ha permesso uno sviluppo turistico di alto livello, sia nazionale che internazionale, grazie anche alla grande crescita della capacità ricettiva delle strutture presenti sul territorio. Condivido che un eccellente risultato passa attraverso la sinergia di tante forze operanti sul territorio, che sanno esprimere capacità e professionalità con una buona dose di passione ed orgoglio, affinché la propria città sia veramente bra città da vivere. A fronte di quanto detto, come capogruppo della lista Impegno per Bra, comunico il voto favorevole a questo bilancio previsionale. Grazie. Grazie consigliere Steggiano. Consigliere Milazzo, prego. Allora, premetto che condivido in pieno quanto ha espresso il consigliere Steggiano da parte della sua lista di cui è rappresentante. Mi permetto di aggiungere che il fiore all'occhiello della città di Bra, oltre ad essere Pollenzo, quindi oltre ad essere le strutture, le nuove riqualificazioni, in realtà sono i rapporti dal punto di vista, le attenzioni che l'amministrazione ha riservato dal punto di vista politico alla nostra cittadinanza, nel senso della gestione e l'attenzione ai più deboli. Questo mi è parso molto importante, io l'ho visto esplicitato, e nella parte introduttiva alla missione 12 è riportato che richiedono un intervento diretto e indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. Io non ero presente lo scorso consiglio comunale per motivi di salute, ma avendo partecipato alla stesura, cioè perlomeno non alla stesura perché sono stati gli uffici a stenderlo, comunque alla valutazione di quanto c'era stato proposto del nuovo regolamento di polizia mortuaria, ricordo che questa attenzione addirittura anche fino alla fine della vita, perché comunque il comune l'amministrazione ha indicato proprio questa attenzione anche nella parte finale, quindi non sottovalutando, perlomeno dove è stato possibile, non sottovalutando anche l'aiuto ai più deboli anche in questa fase terminale. E io vedo che i numeri non sono cambiati molto, però i numeri di per sé dicono poco, sono stati molto ben spiegati dal nostro assessore al bilancio e lo ringrazio, e ringrazio anch'io gli uffici. Mi permetto di aggiungere un altro ringraziamento. In uno dei commi, nelle considerazioni e valutazioni generali, a un certo punto si dice che le attenzioni della nostra amministrazione sono programmate verso i servizi rivolti agli anziani. Questo dovuto all'allungamento del tempo di vita che è associato anche alla diffusione di malattie degenerative. Allora mi permetto di congratularmi anche con il dottor Fontana che presiede, però con tutta la commissione igiene e sanità, comunque presieduta dal dottor Fontana, perché so che è iniziato, avendo anche partecipato qualche volta, quindi essendo a conoscenza di questo agli incontri, di aver iniziato questa nuova esperienza sperimentale, però comunque solo, no? Di Alzheimer Café, proprio un aiuto in sostegno alle famiglie che sono più in difficoltà, perché spesso pensiamo che le difficoltà siano solo di questione economica, in realtà quelle psicologiche sono veramente, veramente grandi. Sulla sicurezza e l'integrazione mi sembra che sia stato tutto molto chiaro, cioè se si è letto comunque il documento unico di programmazione si vede che non possiamo sottovalutare la presenza, perché è cospicua, è notevole, costituisce il 14% della popolazione residente, dei nostri ora concittadini un tempo extracomunitari. Quindi mi sembra che l'attenzione anche rivolta a queste fasce deboli sia notevole e non penso che sia concorrenziale con i cittadini che invece lo sono di nascita, braidesi, ecco, o di residenza.
Trovo anche molto importante una frase che è stata scritta, ma penso che non sia semplicemente una frase, ma che sia effettivamente un obiettivo, quello di superare le dinamiche di assistenzialismo. È importante questo. L'assistenzialismo passivo non giova ai cittadini, a nessuno, e quindi orientare le politiche verso un welfare che sia più attivo per gli stessi nostri fruitori mi sembra molto molto valido, e questo in modo particolare è merito della socioassistenza che è effettuata, che noi abbiamo delegato comunque all'ASL CN2 e che sempre vigilante il comune è in continuo scambio anche di possibilità di interventi, mi sembra che possa essere un buon obiettivo. Sugli interventi delle famiglie non voglio ripetere quello che è già stato scritto, perché penso che tutti abbiamo avuto modo di leggerlo. Comunque gli interventi delle famiglie sono molti, in modo particolare vorrei riferirmi al fatto che niente è venuto a mancare rispetto ai punti di supporto che già viene fatto e che era già stato programmato precedentemente. L'organizzazione è molto importante, ma penso che questo possa esprimere in modo particolare poi i miei colleghi che più si occupano anche per professionalità nell'ambito scolastico, l'organizzazione ancora d'estate ragazzi, l'attenzione ai portatori di handicap e quindi la loro presenza anche nei momenti sia come sollievo familiare sia come momento di personale proprio per i portatori di handicap, quindi l'attivazione di questi servizi ad esempio nella colonia Marina Braidese. Sul diritto alla casa è stato mantenuto tutto, è solo una questione tecnica, come ha già ribadito il nostro assessore, quello di non aver messo a bilancio ancora i quasi 150.000 euro che comunque devono giungere e che presto potremo fare, di questo mi rallegro, potremo fare una versione di bilancio per incassare appunto anche quanto la Regione prevede in questo settore. L'importanza degli interventi nella terza età, ne avevo già fatto un cenno prima, ma nel senso della disabilità. In realtà i nostri anziani, forse perché sono stati più facilitati, essendo andati in pensione prima rispetto, non so che cosa succederà di noi, comunque rispetto a noi, hanno bisogno proprio di essere aiutati all'organizzazione, di non vivere isolatamente, di non vivere questo periodo della loro vita in modo così isolato. Ecco per cui io seguo un po' le attività del centro anziani e mi fa piacere che queste progrediscono e vadano avanti autonomamente. Per ora ringrazio. Grazie a lei, consigliere Milazzo. Dice il Presidente mette in calendario gli interventi avendo cura dell'alternanza tra gruppi diversi. La maggioranza si è espressa, per adesso due interventi, aspettiamo altri interventi, se non ci sono si vota. Cioè. Consigliere Marengo, prego. Solo perché sollecitato da un amico più che dal Presidente del Consiglio. Mi corre d'obbligo anche a me un ringraziamento, ringrazio l'assessore con cui abbiamo condiviso un percorso di nuovo in queste lunghe e impegnative commissioni della Commissione Bilancio. Ringrazio anche i colleghi e naturalmente i dipendenti comunali che hanno prestato la loro opera al raggiungimento di questo obiettivo che è la vita stessa di un'amministrazione, perché il bilancio è il cuore dell'amministrazione comunale. Ci ho pensato veramente a lungo e devo dire che anche questa volta
il mio no, ma è un no collettivo della minoranza, sia dei gruppi, sia del mio gruppo, sia del gruppo di Forza Italia, ma anche del gruppo di Bradomani, qui dell'amico consigliere Sergio Panero. Sostanzialmente per due motivi. Uno legato all'ordine delle entrate, uno alle uscite. Dovete avere pazienza, noi non riusciamo a toglierci dalla mente che le sanzioni derivanti dal codice della strada siano comunque sempre troppo elevate per quanto riguarda le entrate. Non riusciamo a capire la dinamica che porta un'amministrazione a scegliere di determinare cifre quali quelle espresse nel bilancio in un momento storico ed economico e sociale come questo. Ne abbiamo già parlato ampiamente e a lungo negli scorsi consigli. Da parte nostra non c'è una voglia di perdono per la trasgressione, non fraintendeteci. Ci sembra però che le nostre forze dell'ordine, mi riferisco a quelle dipendenti dal comune, cioè la polizia municipale, siano sempre troppo impegnate alla sanzione puntuale di ogni minima trasgressione. Noi crediamo, e anzi ne approfitto per rivolgermi al sindaco, perché nell'ultima commissione sicurezza avevamo chiesto di avere i dati sull'andamento della criminalità micro e macro a Bra, e il sindaco si era fatto interprete di questa esigenza, per cui avrebbe sentito la prefettura e quindi la questura. Siamo ancora in attesa, approfitto di questo momento per risollecitare il sindaco ad avere al più presto questi dati. Perfetto, prendiamo atto che a gennaio ci potremo rivedere per una commissione sicurezza. Perché vedete, la percezione della sicurezza, anzi ormai dell'insicurezza, è molto sentita soprattutto nei quartieri e nelle frazioni. E la nostra critica a questa amministrazione, anche dal punto di vista, sentivo prima il collega che mi ha preceduto e che parlava della risistemazione del tessuto urbano, delle vie centrali, si manifesta però solo nel centro cittadino, dimenticandosi, a nostro giudizio, delle frazioni e delle periferie di questa città. Quindi una percezione di insicurezza diffusa vorrebbe che le nostre forze dell'ordine, invece di inseguire facili multe, potessero essere dedicate alla presenza sul territorio e a garantire la sicurezza e la legalità anche in quelle zone della città non prettamente centrali. Non tutte le case sono salotto, non tutte le città sono salotto, abbiamo parlato molto del salotto della città, ma dobbiamo ricordarci anche delle altre stanze, quindi anche delle altre zone. Il nostro no deriva anche dal capitolo uscite, ne abbiamo parlato sia nella commissione capigruppo, sia in conferenza capigruppo, sia in commissione. L'idea di sostituire due dirigenti, una che va in pensione e una che viene che avrà presto un trasferimento, a nostro giudizio in un momento, come ripeto, storico, economico e sociale come questo, quando poi le città nostre sorelle, le altre sei sorelle, hanno un numero di dirigenti all'interno del comune molto inferiore rispetto al nostro, ci sembra una decisione quantomeno difficile da accettare. Anche perché avremmo sicuramente all'interno della struttura comunale delle figure non di dirigenti ma di impiegati e funzionari che potrebbero garantire le stesse modalità di funzionamento dell'ufficio senza dover fare ricorso all'esigenza di un dirigente. Questa è la nostra idea, un'idea di risparmio, un'idea che potrebbe in un momento difficile come questo dare il senso veramente di una continuità con quello che l'assessore ci ha illustrato poco fa. Noi avevamo presentato un emendamento come minoranza, poi abbiamo ricevuto la vostra risposta, l'emendamento non è stato accolto, ne prendiamo atto. Noi continuiamo a pensare che
di questa esigenza la città senta, però sono sicuro che l'assessore ha notato che noi quest'anno non abbiamo presentato l'emendamento che per ben due volte abbiamo presentato gli anni scorsi. Devo dire sinceramente che questa non è un'apertura di credito nei confronti, era quello sulle borse lavoro legate al... non l'abbiamo presentato quest'anno. Non è un'apertura di credito nei confronti dell'amministrazione. No, no, stia tranquillo Presidente. Siamo in spirito natalizio e non ne presentiamo nessuno urgentemente, no, tranquillamente. Ho pensato citasse l'emendamento a vostra firma. Sì, avete... sì, 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 quello l'abbiamo presentato e benissimo, abbiamo preso atto. No. L'altro che avevamo presentato nelle scorse discussioni sui bilanci precedenti, noi quest'anno non l'abbiamo presentato, ma per un motivo molto semplice. Non è un'apertura di credito nei confronti di questa amministrazione, ma un'apertura di credito nei confronti dell'assessore al bilancio, Gianni Fogliato. In questo momento abbiamo intrapreso un percorso con quella che è la Commissione Attività Produttive. Approfitto qui questa sera per fare un ringraziamento al signor Riccardo Testa, presidente della Commissione, che sta lavorando insieme agli uffici egregiamente. Le mie tempistiche di chi è abituato a risolvere le problematiche per il cliente il giorno prima mi lasciano un po' interdetto, perché preferirei una velocità maggiore, però ne prendiamo atto. Speriamo che questa Commissione possa portare finalmente il suo frutto. Ci rendiamo conto assolutamente che governare o amministrare un paese o amministrare una città in questi momenti non è facile. La nostra minoranza si è spesso contraddistinta per i no in questi anni, ma sono sempre stati no motivati e mai urlati. Sempre un no dedicato al merito delle questioni e mai a questioni politiche tout court, a prescindere anche dalla discussione in merito. Su questa fase però della nostra vita comunale noi stiamo puntando molto. L'apertura di credito nei confronti dell'assessore non lo farà, credo, dormire tranquillo. Prima mi diceva che non dorme mai tranquillo a prescindere, ma i riflettori sono comunque puntati. Oggi, e non lo dico io, ma c'era l'articolo sulla Gazzetta d'Alba dedicato al lavoro. L'effetto Jobs Act ha creato in realtà una maggior ricerca di lavoro delle persone. Lasciamo perdere il discorso voucher utilizzato indiscriminatamente. Volevo solo darvi un dato. Il dato è che il Centro per l'Impiego, a cui noi facciamo riferimento, quello di Alba Bra, ma che comprende in tutto 75 comuni, in questo momento ha iscritti qualcosa come 17.900 persone. Rappresentano queste persone quasi una città, praticamente. Sono persone che non hanno lavoro e che lo stanno cercando. Abbiamo, nei giorni scorsi, ringrazio il sindaco, perché comunque la sollecitazione dei dipendenti di un'azienda braidese ci ha fatto incontrare un paio di volte, speriamo che al momento la questione sia risolta. Non possiamo dimenticare però l'altra grande questione, che è la questione di Egeo, che però a metà, fino a luglio 2017, non potremo sapere. Stiamo seguendo, so che state seguendo, ma anche a livello nazionale e internazionale, so che anche il Parlamento europeo, i deputati italiani della zona stanno seguendo questa questione, e spero che le sinergie, al di là del colore politico, possano portare dei risultati. Però la situazione è grave, decisamente grave. Per anni l'ex Presidente del Consiglio ci ha tranquillizzati dicendo che eravamo ripartiti. Gli italiani gli hanno dato una bella risposta il 4 di dicembre, ma la situazione non cambia. Siamo in ritardo, siamo in grave ritardo, e dobbiamo sempre cercare di tamponare situazioni che in questo momento diventano sempre più difficili. Per questo io credo che anche nel nostro piccolo, come amministrazione di questa città, tramite il tavolo delle attività produttive si possa e si debba
fare molto di più. Non possiamo più permetterci il lusso di perdere tempo, altrimenti aumenteranno considerevolmente le fila di coloro che verranno a chiedere aiuto alle varie amministrazioni. Notizia della stampa di oggi, la Caritas segue un migliaio di persone, stiamo parlando della Caritas, quindi senza le altre associazioni di volontariato. È una situazione difficile. Nessuno in questo frangente getta colpe sulle amministrazioni, che ovviamente non ne possono nulla. Il nostro invito però è quello di lavorare in questa direzione, perché altrimenti i bilanci che andremo ad esaminare nei prossimi anni saranno sempre più improntati non tanto su una crescita cittadina, ma sull'aiuto e sull'assistenza, che non voglio utilizzare il termine assistenzialismo perché è sempre brutto, ma sull'assistenza dovuta ai nostri concittadini. Al momento il nostro voto ovviamente è contrario, fermo restando però che la linea di credito è aperta e vedremo in futuro se sarà possibile, perché no, non dico cambiare idea, ma poter collaborare in qualche modo per la risoluzione dei problemi della nostra città. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Quindi ho capito bene che era già anche una dichiarazione di voto a nome del suo gruppo. Benissimo, grazie. Come i ragazzi a scuola, se siete preparati non abbiate paura di venire. Chi ha studiato fa una bella figura. Su, comunque, a parte gli scherzi, io conto fino a 3 e poi dopo metto in votazione e dichiaro chiusa la discussione. 1. Facciamo il conto alla rovescia di Capodanno, insomma, lo anticipiamo il 22 di dicembre. Meno 5, meno 4. Insomma, non c'è Carlo Conti, però... Consigliere Elena. Grazie Presidente. Ma io interverrò molto brevemente con alcune considerazioni anche sulla scorta di quanto ho sentito da alcuni colleghi della maggioranza, che giustamente hanno fatto un excursus sul discorso più che sul nuovo bilancio che andiamo questa sera a votare, su quello che è stato fatto. E farò proprio alcune brevi considerazioni, non di carattere tecnico, che non so se poi il mio capogruppo magari entrerà più nello specifico, ma diciamo di taglio più politico-amministrativo. Probabilmente mi ripeterò con quanto ha ben detto il collega Roberto Marengo. Anch'io vorrei parlare ad esempio degli investimenti che sono stati fatti, e parlo del centro cittadino, mi riferisco a via Vittorio, via Principe e via Cavour. Chiaramente su questo nulla da dire sulla bontà del costoso intervento che è andato a riqualificare il centro cittadino, però è giusto ricordare, fare alcune osservazioni. Mi riferisco ad alcune critiche, richieste che noi avevamo fatto come minoranza in merito ad esempio alle pavimentazioni, il famoso cambiamento d'asfalto a porfido, poi per fortuna rientrate grazie in parte alla sovrintendenza ma anche alle nostre sollecitazioni. Un altro caso è anche quello che è successo ad esempio per quanto riguarda il ripristino del semaforo all'incrocio tra via Cuneo e Corso 4 Novembre, più volte sollecitato da parte nostra, avevamo fatto anche un'interrogazione.
subito non è stato preso in considerazione e si è creata una sorta di rotonda immaginaria che nessuno ad oggi rispetta, per poi ritornare sui propri passi, perché una cittadina incavolata ha fatto la voce grossa esprimendo le nostre stesse considerazioni, ma noi siamo solo la minoranza. Questo lo dico con un pizzico di amarezza, in quanto il nostro modo di fare opposizione è sempre stato molto propositivo e costruttivo e per il bene della città, e mai contro solo per presa di posizione o di partito. E quindi ogni tanto essere presi un po' più in considerazione e magari discutere prima certe scelte sarebbe importante e altrettanto costruttivo. Tornando sulla riqualificazione del centro, rimaniamo contrari e scettici sull'eliminazione dei parcheggi di Via Principe e Via Cavour, con un saldo degli stessi che sarà sicuramente negativo in termini di posti auto, nonostante le rassicurazioni che ci sono state fatte in sede di Commissione Viabilità Lavori Pubblici, in quale ci è stato detto che i conteggi si fanno alla fine. Staremo a vedere, anzi staremo a contare, soprattutto cosa contare. Fatta questa premessa, voglio ricordare e ribadire quello che ha detto il collega Marengo. Ricordare alla Giunta che Bra è composta anche dalle periferie, dalle frazioni, Pollenzo, Bandito, ma anche le frazioni rurali, Boschetto, Cadelbosco, Falchetto, Scatoleri, Riva e ce ne sono molte altre. E anche queste penso che meritano più attenzione, magari con interventi anche di piccole entità, che però per quelle comunità sarebbero essenziali e utili. Non voglio fare la demagogia suddividendo i cittadini di serie A, quelli del salotto buono, quelli di serie B, cioè quelli delle periferie, delle frazioni. Però come minoranza richiediamo più attenzione per questa realtà e per far sì che nei prossimi bilanci previsionali vengano prese in considerazione opere che davvero si ridistribuiscono su tutto il territorio comunale e che abbiano un'utilità certa. Faccio un esempio che avevo già fatto in sede di altri bilanci, l'esempio l'illuminazione degli svincoli della tangenziale su via Don Orione, via Piumatti e strada Falchetto. Prima il sindaco ha detto che speriamo sia un anno di luce nel saluto dei dipendenti. Questo sarebbe veramente un intervento che metterebbe in sicurezza la viabilità in luoghi in cui passiamo davvero tutti e sicuramente, scusate se mi permetto, più di qualche pedone, come ad esempio in salita Orti. Altro nodo essenziale importante è quello della stazione. Parlo dell'attraversamento pedonale tra la stazione e i giardini di Piazza Roma, punto che deve essere risolto in quanto ormai sempre più nodo caotico e pericoloso. A questo proposito nel breve presenteremo alcune soluzioni per cercare di risolvere tale situazione e speriamo che la Giunta voglia almeno vagliarle e magari prenderle in considerazione. Sulla questione delle imposte e tasse, speriamo vivamente, come ad esempio è successo a Cuneo, l'assessore ci ha fatto vedere sulla tassa sulla TARI, la tassa rifiuti, che ci sono delle esenzioni, che però noi speriamo veramente che questa tassa rifiuti cominci a scendere per tutti i cittadini, visti i buoni risultati di raccolta differenziata e lo sforzo che si chiede ai cittadini stessi per essere più virtuosi possibili. Un altro aspetto è quello dell'IMU. Avrei voluto vedere una slide sull'IMU delle aree edificabili. Questo lo so che mi ripeto da anni che chiediamo una revisione di questi benedetti prezzi al metro quadrato di queste aree, ristabilendo la commissione tecnica che aveva deciso tali valori ormai non più in linea col valore di mercato. Anche qui, l'avevo già detto l'altra volta, l'assessore mi aveva appunto detto che si vedeva in base alla legge nazionale eccetera, però veramente richiediamo che questa commissione tecnica sia ripristinata, perché la legislazione stessa sulla tassa dell'IMU parla di valori di mercato reali e i valori di mercato reali in questo momento rispetto alla commissione di anni fa non sono più realistici e quindi veramente su questa linea chiediamo
veramente di poter mettere mano. Io lo capisco che potrebbe portare a un minore introito, gettito, però cioè, non si può tenere una linea che non è conforme a quanto prevede una legge nazionale. Queste considerazioni che ho fatto, è già stato anche sottolineato dal consigliere Marengo, viaggiano un po' parallelamente anche con quanto è successo il 4 dicembre, che è emerso chiaramente un esito contrario e negativo, chiaramente verso il governo, ma io dico proprio verso la politica in generale. Certamente, chiaramente verso il governo centrale, che in quasi 3 anni su temi come il lavoro, ha già citato, ripeto di nuovo, Job Act e voucher, sull'immigrazione, tema difficile, delicato, relativo alla distribuzione dei migranti sul territorio nazionale, sulla scuola, vedi la riforma sulla buona scuola, probabilmente il governo ha sbagliato strategie e fallito abbastanza clamorosamente, senza naturalmente escludere il nocciolo centrale dello stesso referendum, e cioè la Costituzione. Cambiarla a colpi di maggioranza di una sola parte politica, tra l'altro nemmeno essa stessa convinta al suo interno, è stato proprio un quasi suicidio politico. Tutto questo dimostra e ci deve fare riflettere sul fatto che i cittadini non sono così disinformati e non sono così lontani dalle scelte politiche, ma sono il polso della nazione e guardano la sostanza delle cose e dei fatti. Perciò speriamo vivamente che la classe politica in generale possa tenere in considerazione tutto ciò e faccia tesoro della lezione di democrazia che si è verificata col voto referendario. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Signor Ambrogio, prego. Grazie Presidente. Ma io volevo un attimo riportare il dibattito sull'amministrazione della nostra città. E intanto, secondo me, la dialettica maggioranza-opposizione, quindi mettiamo insieme le idee di tutti, è sicuramente una cosa positiva e migliorativa. Ho letto attentamente il documento, il DUP. Devo dire che è completo di tutte le cose che si vogliono fare capitolo per capitolo, con tanto di cifre ben specificate. Quindi la critica che era stata mossa la volta scorsa sul fatto che era un documento forse, essendo nuovo, un po' da implementare, ringraziando il lavoro degli uffici che appunto tutti insieme hanno collaborato per produrre questo documento, proprio capitolo per capitolo, missione per missione, ci sono proprio le indicazioni di quello che verrà fatto. Chiaro che non è il momento è stato già ribadito e ben esposto dall'assessore, però ci sono alcuni punti che mi sono così hanno destato la mia attenzione su capitoli diversi. Ad esempio, si parlava prima del discorso dell'illuminazione della città, è ribadito nella missione specifica che c'è l'intendimento di aumentare i punti, proprio i punti delle luci. Questo è un documento in cui sono proprio indicate le cose vere, concrete da fare. E intanto è giusto che vengano anche illustrate le cose che già sono state fatte, però essendo a metà di questo cammino, anche le cose che si vogliono ancora fare. E quindi si parlava anche dell'illuminazione dei vari raccordi della tangenziale, del potenziare ad esempio i punti luce in questi specifici posti.
Cambiando argomento sul discorso, a me una cosa che sta molto a cuore sono le politiche sociali partendo dall'infanzia. Ad esempio quello che viene fatto costantemente e quello che si vuole continuare e migliorare a fare per quello che riguarda il discorso degli asili nido, per quello che riguarda la scuola, il discorso della mensa che diciamo ha un duplice aspetto, quello di momento proprio così dello stare insieme dei bambini coniugato con il fatto che vengono è un servizio appunto che molto un fiore all'occhiello per la nostra città, che viene questa cosa su più cioè riconosciuto un po' da tutti. E anche diciamo il tema sociale che può avere la mensa, perché purtroppo essendo in momenti di difficoltà alcune famiglie, i bambini che frequentano la mensa possono, come dire, trovare in quel momento lì un momento così, proprio per consumare un pasto che sia tra l'altro equilibrato in tutti gli aspetti di questa cosa particolare. Ci sono molti capitoli, ho visto, che parlano appunto di quello che è stato fatto a livello di riqualificazione della nostra città e sul discorso che sono stati fatti lavori più sul centro. Credo che sia, tutti sappiamo che i lavori vengono fatti in base ai bandi a cui si può partecipare, quindi per quello che riguarda il discorso di quello che è stato fatto fino adesso è stata messa più attenzione sul discorso del centro cittadino, ma questo non significa che l'amministrazione non sia attenta al discorso delle periferie e delle altre zone, e che semplicemente magari a volte non c'è il bando specifico a cui partecipare, e quindi però ritengo che l'attenzione di tutti sia proprio incentrata sul non perdere le occasioni che ci vengono, che si possono attuare, perché c'è davvero un'attenzione quotidiana e costante a tutto quello che alla vita cittadina, a quello che ci sta intorno. Adesso non vorrei dilungarmi su capitoli specifici e su cioè devo dire che comunque chi vuole, chi volesse il cittadino così che volesse avere un'indicazione di quello che sarà il lavoro dell'amministrazione da adesso in avanti, in questo documento può davvero, diciamo, trovare tutto quello che sarà, verrà effettuato da adesso in poi con dovizia di punti, ecco, e in tutti i vari capitoli, in tutti i vari settori. Direi che per quello che riguarda il gruppo di cui faccio parte, essendo assente il nostro capogruppo Pietro Ferrero, esprimo a nome del nostro gruppo il voto favorevole a questo documento. Grazie. Grazie, consigliere Astergiano, quindi Ambrogio, scusi, abbiamo acquisito anche la dichiarazione di voto. Consigliere Somaglia, prego. Grazie Presidente, io come lei ho un po' di problemi di voce, quindi non mi dilungherò molto, ma alcune considerazioni. A confronto lei Pavarotti. Ma le garantisco che è un tenore. Faccio molta fatica. Di caramelle oggi ne avrò mangiate un quintale, ma non entrerò in maniera particolare nei numeri che abbiamo avuto modo di approfondire come al solito bene durante le commissioni, e non entrerò anche perché io ho definito
questo bilancio è un po' un bilancio di mantenimento, perché grosse spinte non ne ho viste e quindi non mi pare di poter nei numeri andare a leggere grosse novità. Parto dal DUP, il DUP che noi avevamo criticato in fase di presentazione perché lo trovavamo un documento vuoto nei contenuti programmatici, ricco di storia di quello che era stato fatto, ma povero di programmazione. Devo dire che l'assessore l'ha migliorato, la stesura definitiva, quindi quella collegata al bilancio previsionale, in effetti ha cambiato un po' volto, non ci dà grosse notizie sul futuro, ma quantomeno la fase di aggiustamento della stesura del DUP c'è stata. Ecco, un dato che mi ha colpito come al solito, come negli esercizi precedenti, che però al contrario di quello che ha detto l'assessore, che vede in maniera positiva quantomeno il fermarsi del depauperamento del fondo di solidarietà, a me un po' preoccupa, perché comunque i trasferimenti sono veramente sempre miseri. Le difficoltà e le esigenze di, soprattutto in alcuni settori, di avere delle risorse finanziarie trasferite dal governo centrale alle amministrazioni periferiche, secondo il nostro parere, sono sempre più stringenti e opportune. Abbiamo visto, cosa più volte da noi sollecitata negli esercizi precedenti, il ricorso alla cessione di mutui. Questo secondo il nostro modesto parere lo vediamo in maniera positiva, anche se per altre criticità che attengono la nostra città poteva esserci qualche intuizione, qualche programmazione ulteriore, vista anche la possibilità di indebitamento che il nostro ente continua a mantenere, e l'indebitamento sano, cioè quello previsto per delle migliorie e delle innovazioni, delle nuove possibilità di miglioramento del nostro tessuto urbano, a nostro avviso un po' più di coraggio, l'ho già usato negli esercizi nella discussione dei bilanci previsionali degli anni passati, vogliamo usarlo ancora questa volta. La dialettica tra maggioranza e opposizione, che ha richiamato l'amica consigliere Ambrogio, da parte nostra è sempre stata più che disponibile, più che aperta, però è mancata un po' soprattutto nei mesi passati, la disponibilità ad essere informati preventivamente e non a cose già decise. E voglio ricordare per esempio il discorso riguardo alla verticalizzazione degli istituti scolastici. Le informazioni ci sono arrivate la sera prima rispetto alla comunicazione avvenuta tramite gli organi di stampa. La trasformazione in ZTL del tratto di via Cavour tra via Principi e piazza Carlo Alberto, anche questa ci è stata comunicata addirittura attraverso gli organi di stampa. Secondo me un po' più di attenzione istituzionale nei confronti della minoranza uso appropriatamente il termine minoranza, soprattutto quella minoranza che è sempre stata disponibile a trattare gli argomenti importanti che riguardano la nostra città,
forse ce l'aspettavamo. Il discorso dei punti luci della tangenziale che ha ricordato anche l'amica Mariella è più volte stata sollecitata dalla nostra parte, soprattutto dal collega Marco Ellena. Una cosa che soprattutto in questi giorni mi è venuta più volte in mente e ancora questa sera sentendo diversi interventi, a volte mi viene da pensare che questa città 7-8 anni fa era il deserto dei Tartari, che prima nessuno abbia mai fatto nulla, però cogliendo le parole del consigliere Astegiano, che mi conforta in questo, forse sbaglio io, quando dice che Pollenzo è un fiore all'occhiello della nostra città, e io lo confermo, lo sottolineo, correva l'anno 1997 quando un'intuizione del nostro concittadino Carlo Petrini, ma con l'appoggio determinante del presidente Ghigo, iniziò l'avventura di Pollenzo. Io allora ero un giovane assessore insieme a Marco Ellena e credetemi, il nostro impegno è stato, io ero giovane, il nostro impegno è stato importante, e di lì da quello e da altre iniziative che sono nate in quegli anni è partita la crescita della nostra città, ma che anche precedentemente non è mai stata abbandonata dalle amministrazioni che l'hanno governata. Anche per quanto riguarda il discorso della nuova linea ferroviaria, io mi unisco ai plausi che sono stati fatti in questi giorni al consigliere Ferrero, che tanto si è impegnato, però anche lì bisogna ricordare che l'impegno di tanti è stato messo a disposizione anche precedentemente, lo ricorderà bene soprattutto il sindaco, che nel 2008 linea ferroviaria, scusate se non uso dei termini che sicuramente il consigliere Ferrero avrebbe usato in maniera più appropriata, si fermava a Carmagnola. Poi l'intervento dell'amministrazione di allora, l'intervento anche determinante del sindaco che allora era assessore in regione, ha permesso e ha fatto sì che si spostasse il capolinea da Carmagnola a Bra. Ma allora bisogna ricordare tutti quelli che hanno comunque contribuito. E torno al discorso di prima, questa città è cresciuta negli anni, non solo negli ultimi 7 anni. E con piacere questa sera ho letto nelle slide che ha presentato l'assessore Fogliato che torna e continua a esserci la copertura dell'abbassamento della stazione ferroviaria. Io mi chiedo con quali risorse. Noi nel nostro piccolo, se potremmo contribuire a trovarle, ce la metteremo tutta. Però lì oggi è il vero punto nevralgico della viabilità cittadina. Tutti noi, tutti i giorni, per lavoro, per diletto, frequentiamo il centro cittadino e bisogna onestamente dire che soprattutto in quella zona il flusso veicolare, gli intasamenti si sono moltiplicati nelle ultime settimane. È ovvio che con la ben arrivata riapertura e elettrificazione della linea ferroviaria Albra-Bra, le chiusure del passaggio livello saranno decisamente più frequenti e quella situazione lì andrà a peggiorare. Come avremmo portato nelle sedi opportune il nostro contributo nella sperimentazione, nella programmazione, ad esempio della chiusura del tratto di via Cavour. Secondo noi in questo momento, e anche noi siamo per un centro cittadino vivibile, in questo momento probabilmente occorreva una
soluzione diversa. Il traffico si andrà a concentrare tutto in Piazza Carlo Alberto, nelle vicinanze della stazione, dove già purtroppo la situazione viaria è deficitaria. Allora, per queste poche cose che ho voluto esternare e per ciò che bene hanno detto gli amici consiglieri che mi hanno preceduto, Roberto Marengo e Marco Elena, il nostro voto sarà un voto contrario, perché non intravediamo delle grosse possibilità di ulteriore crescita nella stesura del bilancio, e per questo, ripeto, il nostro voto sarà un voto contrario. Grazie. Grazie al consigliere Somaglia. Quindi mi pare che si stia completando la mappa degli interventi. Consigliere Bargesio, prego. Allora, sì, io farò un intervento che cerca di stare più possibile su quello che è il tema principale, ossia l'approvazione del bilancio di previsione. Questo sicuramente si inserisce in uno scenario politico più complessivo, nazionale, che riflette molti elementi nazionali, ma voglio fare una battuta rispetto all'intervento del mio collega, il consigliere Marengo, che diceva appunto poco lusinghiero nei confronti dell'ultimo esecutivo. Beh, io invece credo che gli ultimi tre esecutivi abbiano lavorato per mettere una pezza a un buco enorme causata da governi di centrodestra che hanno un nome e un cognome, il cui presidente del Consiglio era Silvio Berlusconi. E quindi io credo che se l'Italia oggi abbia una credibilità internazionale diversa anche grazie agli ultimi tre esecutivi e non grazie ai precedenti, perché noi ne abbiamo sentite tante in queste ultime sedute di Consiglio. Mi compiace il fatto che lei abbia detto che i voti della minoranza, poi io parlo rispetto al suo intervento, non sono voti, sono voti di carattere locale, non proiettati su altri elementi. Allora mi confonderò quando ricordo il suo intervento della seduta del Consiglio Comunale scorso, dove diceva che il suo no al DUP era un no al referendum, al governo e quindi a cascata al DUP. Quindi non so, forse avrà cambiato idea nell'ultimo mese, ma voglio tornare al tema del dibattimento. Io credo che vadano ringraziati in primo luogo gli uffici, la giunta e chi ha lavorato rispetto al bilancio di previsione per un primo dato, ossia il fatto che è stato approvato prima della fine dell'anno. In questo comune con l'amministrazione Sibille era un dato consueto, non lo è più stato a causa di un cambio generale nazionale delle regole di contabilità. Quest'anno, al sedimentarsi di queste nuove regole, riusciamo a riapprovare un bilancio di previsione nei tempi non regolari, perché sono regolari anche dopo, però senza dover ricorrere ai dodicesimi del bilancio dell'anno precedente, che è di per sé un elemento positivo, è un elemento che già di per sé dimostra la serietà, la capacità di condurre questa amministrazione da parte della giunta in carica. E credo che questo, riprendendo il documento del bilancio, nella parte delle entrate io credo che ci sia poco da dire. Infatti, ed è storia recente, cancellazione di IMU e TASI, blocco delle imposte disposte già dal legislatore nel 2016, hanno e trovano proseguimento in questa legge di bilancio per il 2017. Questo porta a un congelamento totale degli importi in entrata e anche ovviamente delle norme regolamentari vigenti per le tipologie di imposte comunali raggruppate nella IUC, IMU, TASI e TARI, ma non solo, anche per TOSAP e IRPEF insiste questo congelamento. Nonostante però
questo sia un congelamento che ad oggi opera ex legge, cioè per mano del legislatore, voglio ricordare che questa amministrazione, anche negli anni in cui l'innalzamento della tassazione non era vietato da una norma di carattere nazionale, mai ha alzato la tassazione verso i propri concittadini. E quindi anche quest'anno, in un modo o nell'altro, le tasse per i cittadini di questo comune non aumentano. Tutto ciò va unito, e credo sia un dato positivo, alla fine della smania del taglio lineare agli enti locali, che, come ricordava l'assessore, si attesta su un livello piuttosto basso, ma che credo sia arrivato ad esaurimento quella spinta per cui l'ente locale fosse il coacervo di tutti i mali, e fosse l'elemento principe che doveva contribuire al risanamento della finanza pubblica nazionale. E che questo sia un cambiamento prima culturale che nei conti, cioè il comune, gli enti locali stanno su determinate questioni dove il livello nazionale non può arrivare, e questo è anche un modo per riconoscere questo lavoro di prossimità e di sussidiarietà che l'ente locale svolge. Questo tipo di bilancio, quindi, con una parte di entrata, in linea generale, congelata, come lavora? Lavora nella razionalizzazione della spesa rigida, e credo che sia un elemento importante, il meno 320.000 euro rispetto a spese rigide, utenze, personale, eccetera, ma credo anche che, in tutta onestà, si sia grattato tutto il grattabile rispetto ai capitoli della spesa rigida, si è lavorato a minimizzare, a razionalizzare totalmente quei capitoli, insomma lo sforzo è stato importante, ci dovranno essere altri elementi nei prossimi anni, perché da questo credo non si possa lavorare in questo senso ulteriormente. Ma non solo, abbiamo anche razionalizzato tutta la gestione dei servizi pubblici che il Comune eroga, gli asili nido, le mense scolastiche in primis, come si è ben visto dai dati prima. Ma tutto ciò per far quadrare cosa? A che fine? Beh, per il fine ultimo di far funzionare la nostra comunità cittadina braidese. E cosa vuol dire farla funzionare? Vuol dire, in primo luogo, ed è il punto dal quale voglio partire perché questo bilancio ci lavora molto, nel mantenimento e nel consolidamento di tutti gli elementi di politiche volte ad aumentare la coesione sociale, soprattutto verso i concittadini, i nostri concittadini che soffrono di più. E allora le agevolazioni non calano, 300.000 euro, viene aumentato il contributo alla disabilità, vengono mantenuti e aumentati i contributi per la lotta all'esclusione sociale. Io credo che ci sia anche un dato politico necessario da sottolineare. Tante volte, per intervenire sul punto della coesione sociale, non è solamente necessario fare un ragionamento di tipo economico, ma vada fatto un ragionamento di investimento, e questo lo fa, e sono la prova, sono le tantissime associazioni che nei sabati pomeriggio prima del Natale sono per le nostre strade a raccogliere fondi, a dare una mano, a essere vicini. L'associazionismo, l'essere vicino a chi soffre, ricreare di nuovo un sentimento di comunità che va ovviamente irrorato, gli va dato una mano, va incoraggiato, gli va data una finalità comune alta. Questo è un elemento, non dico più importante del lato economico nel contrasto al disagio sociale, ma forse ugualmente importante. Poi, accanto a questo, c'è il lato dell'investimento, fondamentale. Un investimento che da quello più classico, che è quello in lavori pubblici, in riqualificazioni, che illustrava l'assessore Messa nelle ultime due slide della presentazione. Con gli ultimi interventi rispetto alle scuole Rodari e San Michele, e quelle interventi sulle scuole di diretta gestione, proprietà del nostro comune, io credo che abbiamo
lavorato in pieno nel solco delle indicazioni di tipo nazionale, di avere in pochi anni, in poco tempo, scuole più importanti, più sicure, più accoglienti, scuole che insomma ci fanno essere orgogliosi di poter affidare a quell'edificio pubblico il futuro dei nostri concittadini più giovani, dei ragazzi, via. Ma questo si accompagna a un altro elemento, ed è quello della manutenzione, della riqualificazione, del lavoro su strade, e dopo il lavoro ovviamente ottimo e meritorio del centro, anche di altre parti della città, come abbiamo sempre lavorato, anche non solo per la coesione sociale, ma per la coesione di tutte le parti della nostra città, dove ci sono problematiche diverse, ma che piano piano le mettiamo insieme e le affrontiamo. Via Piumatti si può dire essere 7-8 anni fa un'area periferica, io credo che si potesse dire, ma credo che oggi sia molto mutata la percezione di quell'area della nostra città rispetto a noi, rispetto ai nostri concittadini. Sono pezzi che man mano vengono messi in fila, vengono messi in cronoprogramma e vengono fatti. Anche il centro cittadino non ha goduto di tanti vantaggi negli ultimi anni, però è stato poi protagonista di una riqualificazione importante che lo porta a essere uno dei più belli della provincia di Cuneo. Ma non solo la riqualificazione di questo tipo, io credo anche che ci sia tutta una parte di riqualificazione, non di riqualificazione, di investimento su asset strategici che alla nostra città e al nostro territorio e che per noi significano una quota parte di futuro, che sono il turismo, sono il commercio. Mi spiace che ritorniamo sulla consigliere Elena, sulla questione legittima, per la carità, come tutte le idee che vengono espresse da ognuno di noi in questo consesso dei parcheggi, ma io glielo voglio dire come mi viene, nel senso, se noi pensiamo di competere rispetto a un'area commerciale per il numero di parcheggi a pian terreno vicini ai negozi, abbiamo già perso la partita in partenza rispetto ai centri commerciali, perché offriranno tutto un altro livello di comodità da questo punto di vista. Noi scommettiamo su altri elementi che questi non possono avere: riqualificazione, bellezza, tutta una serie di attività che l'ASCOM tra l'altro ha messo in piedi, e da questo e vorrei fare anche un ringraziamento da questo Consiglio Comunale alle belle iniziative che ha messo in piedi l'ASCOM, e che non so se avete avuto modo di girare alcune altre città della nostra provincia. Insomma, Bra ha un clima caldo, natalizio, che invoglia anche il commercio locale e che credo sia un elemento positivo, un elemento anche frutto di vari passi che si fanno insieme. Io vorrei chiudere anche con, mi riservo poi di fare la dichiarazione di voto successivamente, vorrei chiudere con una citazione che forse l'interpretazione più comune non è quella che gli do io, però ogni tanto insomma ognuno legge, interpreta anche le cose a modo suo, è molto più laica e meno prosaica di quelle del vice sindaco, ed è quella di David Foster Wallace, che racconta a un graduation day, a una laurea di studenti a Berkeley, mi pare, il fatto che due pesci si incontrano nel mare e uno, chiedendo all'altro, gli dice: ciao, oggi com'è l'acqua? E l'altro gli risponde: com'è l'acqua? Cos'è l'acqua? E lui intitola questo saggio, lo chiama Questa è l'acqua, e in Questa è l'acqua io credo che sia tutte quelle cose di cui noi possiamo decidere di interessarci o meno, ma che se decidiamo di interessarci tutta la collettività ne ha un vantaggio, e credo che questo bilancio che è stato detto di mantenimento mantenga tutta una serie di cose positive che ci fanno dire che quest'acqua non è tanto male. Grazie. Grazie al consigliere Borgesio. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, ma una brevissima risposta, visto che sono stato tirato in causa. Io mi ero riproposto, essendo fra pochi giorni Natale, di essere molto ecumenico, infatti anche la mia esposizione prima è stata molto tranquilla e pacata. Evidentemente la mia acqua è un po' diversa dalle acque di qualcun altro. Credo che
e non sbaglia il consigliere Bergesio, chiedo scusa, quando dice che io l'altra volta ho fatto 3 dichiarazioni di voto contrario. E devo essere sincero, io mi vergogno da italiano di essere stato rappresentato da Renzi in questi 2 anni. Un presidente che ci ha fatto ridere dietro in tutto il mondo. Noi abbiamo una percezione molto diversa. Poi si può avere tutte le idee che si vuole sui governi precedenti, ci mancherebbe. I problemi che ci portiamo dietro oggi non sono nati negli ultimi anni. Però vediamo anche quello che è successo, per esempio, in questi giorni in Toscana, con quello che sta succedendo col Monte dei Paschi di Siena. Ricordiamoci quante persone venivano nominate dal PC, PDS, DS e oggi PD nel Consiglio di Amministrazione. 12 su 15. Oggi il governo parla di stanziare 20 miliardi per coprire i buchi della questione finanziaria e bancaria nel nostro Paese. Questa è la questione oggi. Poi io capisco la rabbia di chi si è impegnato molto e chi ha perso un referendum, non solo a livello nazionale con una scoppola incredibile, perché stiamo parlando di un 60 contro 40, ma anche a Bra dove c'era un comitato del sì che si è speso tantissimo, gli amici che ricevevano in continuazione ed erano stufi di ricevere messaggini ed sms con l'invito a votare sì, a Bra ha vinto il no, quasi il 54% dei voti. Questo credo che possa essere la questione che pone fine ad ogni discussione. Capisco la rabbia, capisco la frustrazione, capisco la delusione, però viva Dio non siamo tutti renziani a questo mondo e c'è qualcuno che la pensa diversamente dagli altri. Ha fatto un bel esempio questo dei 2 pesci che nuotano nell'acqua. Evidentemente, come dicevo all'inizio del mio intervento, l'acqua in cui nuotiamo alcuni di noi è diversa dall'acqua in cui nuotano gli altri, però è anche bello pensare che ci si possa trovare. Io ho fatto un'apertura di credito nei confronti dell'assessore, forse lei non era presente e non l'ha sentita, proprio perché ci sono dei momenti in cui il discorso del bene della città va oltre il discorso di ogni considerazione politica e di ogni colore politico. Io poi, che parlo da membro del centrodestra, ma di una lista civica e non certo in un partito. Quindi, da parte nostra c'è sempre una apertura nei confronti delle proposte che ci vengono suggerite, come ricordavano bene i miei colleghi prima. Ci ha fatto davvero male, da braidesi e da rappresentanti delle istituzioni eletti in Consiglio Comunale, apprendere prima su un blog e poi solo più tardi, come membri della Commissione Viabilità, delle decisioni prese in merito a Via Cavour, per sapere poi il giorno dopo che ci sarebbe stata l'articolo sulla stampa. È così, assessore, è inutile che nega, è così, non sbatta la testa, è così. Il discorso è questo, non si era mai parlato in Commissione Viabilità e poi ci siamo ritrovati con questo. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, siamo in pochi, abbiamo delle idee, cerchiamo di portarle avanti, veniamo sempre battuti perché i numeri ovviamente ci sono contrari, ma questo non significa che le nostre idee siano, che valgano meno delle idee della maggioranza, anzi continueremo su questa nostra strada, piaccia o non piaccia. Il vento è cambiato, l'aria è cambiata, si respira nel nostro paese un'aria diversa. Credo che l'era renziana per fortuna sia finita, non voglio giustificare i governi precedenti, non mi interessa. Cerchiamo però di uscire da quel clima di mentalità falso buonista che ha caratterizzato questi ultimi 2 anni e mezzo di governo a livello nazionale, e cerchiamo sul nostro territorio di costruire qualcosa insieme. Noi, quello che possiamo offrire in termini di idee, di proposte, le faremo sempre, non faremo mai mancare le nostre idee, non faremo mai mancare il nostro supporto, anche quando ci verranno prospettate dei suggerimenti e delle idee che possono essere condivise per tutti, perché prima di tutto viene il bene della nostra città e poi gli interessi di partito e di bottega. Grazie. Grazie al consigliere Marengo. Consigliere Amaggiù. Grazie, buonasera a tutti. Neanch'io, in realtà non devo fare nessun intervento, ma ho sempre assunto, insomma, un atteggiamento molto di politica interna, locale e non nazionale. Se la mettiamo sul nazionale, assolutamente non so di quale credibilità si parla, di quale internazionale, se verso il mondo finanziario o verso
gli ordini della Merkel o dei vari commissari europei. Se quella è la credibilità internazionale di cui si parla, ahimè, mi preoccuperei. Oppure di quale credibilità internazionale? Di quella dell'Arabia Saudita, alla quale abbiamo venduto armi in guerra, che poi ha bombardato lo Yemen o i paesi vicino? Non so a quale credibilità si parla, io mi preoccuperei piuttosto della credibilità interna che si è espressa il 4 dicembre e probabilmente si esprimerà anche sul prossimo, sul Jobs Act. E voglio solo ricordare, insomma, che il governo Berlusconi ha avuto, è caduto, meno male, ma parte del governo Berlusconi e adesso sta tenendo in piedi il governo. Alfano era un ministro di Berlusconi, ora è da centro-sinistra, insomma. E prendiamo, insomma, il tema locale. È un bilancio, insomma, come ogni anno, diciamo, assolutamente migliorabile. È stato fatto tanto e molto bene. E ho avuto, insomma, modo di leggerlo, rileggerlo, vedere i vari punti, ma anche assieme, insomma, a tutta la maggioranza in questi giorni si è avuto un confronto e quindi assolutamente voto favorevole. Grazie. Grazie al consigliere Maggiù. Il dono della sintesi. Se nessuno vuole più intervenire, perché mi pare che si siano espressi tutti i gruppi, no, forse uno solo non si è espresso. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Allora, faccio un'espressione di voto molto rapida, perché il commissario del nostro gruppo nella Commissione Finanze, il mio capogruppo, che stasera è già stato detto, non è presente per problematiche di lavoro. Però ho sentito alcune cose che secondo me meritano, per quanto nelle mie possibilità, un approfondimento o un giudizio nostro e del nostro gruppo. E mi riferisco in modo particolare alle slide che prendono in considerazione il piano triennale dei lavori pubblici che ci viene presentato, che è stato presentato in una commissione, adesso non mi ricordo di preciso la data. In questo piano, secondo me, vengono riportati degli interventi che, specialmente per l'anno indicati, per l'anno 2017, che vengono riportati da qualche anno e che secondo me sono in alto mare, ma continuano a essere sempre riproposti, come, diciamo, a vedere lo schema che ci viene presentato, come imminenti. Mi riferisco per esempio alla riqualificazione dell'ex mattatoio di via Ballerini, dove l'intervento viene indicato, ma alle parole dell'assessore in commissione, lo dichiara ancora in alto mare, sono ancora da trovare, c'è ancora da trovare la copertura, e quindi capisco che il piano triennale dei lavori pubblici non dà delle indicazioni di inizio lavori, fine lavori, per carità, non è questo grado di dettaglio, però continuare a indicarlo come imminente e invece sembra essere ancora in alto mare, non mi sembra, dal punto di vista sicuramente tecnico sarà corretto, ma dal punto di vista diciamo politico di programmazione non tanto. Anche la stessa sistemazione della cappella del cimitero urbano era già presente l'anno scorso, è stato spostato per la sovrintendenza ha richiesto altro, quindi si effettuerà, ci viene detto, a febbraio-marzo. Era già presente anche questo l'anno scorso, speriamo che non slitti ancora anche questo, indicato per il 2017, non slitti ancora per il futuro. Voglio invece fare un riferimento particolare al punto che riguarda le opere stradali. A questo proposito, già in commissione ho chiesto se era presente un elenco delle strade
diciamo, che non vengono asfaltate da più tempo o in condizioni peggiori. C'è stato risposto di sì. Chiedo gentilmente qui pubblicamente che questo elenco possa essere messo a disposizione del nostro gruppo, perché capisco quello che ci è stato espresso in commissione dall'assessore, che dice che dopo l'inverno, diciamo, si va a vedere che danni ha fatto l'inverno per poi stilare, diciamo, una nuova lista delle strade che necessitano più urgentemente di incontri, ma è anche vero che basta girare un po' per la nostra città, forse non in macchina, perché adesso le nostre auto hanno degli ammortizzatori che forse si sentono poco, ma in bicicletta, il sindaco lo fa come lo faccio io, per notare che i nostri manti stradali, sia, diciamo, nel centro cittadino o della prima periferia, siano veramente in condizioni, io non stento a definire critiche. Questi perché sono stati oggetto di interventi nel corso degli anni, tra il teleriscaldamento, i vari allacciamenti, i sottoservizi, e quindi si trovano veramente in condizioni critiche. Questa amministrazione, non sto qui a dare un giudizio, per quanto riguarda, diciamo, il teleriscaldamento, ha puntato su, come dice, contropartita, la sostituzione dell'illuminazione con quelle a LED, che portano sicuramente una miglior luce, una miglior sicurezza, un risparmio energetico, ma ci lasciano le strade in condizioni critiche. A questo riferimento vorrei anche sottolineare l'aspetto di una previsione di 900.000 euro di oneri per l'anno 2017, sicuramente è una previsione che ci può stare, sicuramente è una previsione che è verificata. Vorrei solo sottolineare come, a mio giudizio, giudizio del nostro gruppo, purtroppo questi 900.000, che ho visto anche che si prevede un aumento a 1.200.000, potrebbero farci pensare che l'edilizia è ripartita o che questi oneri derivano da nuove costruzioni, nuovi interventi e nuove edificazioni nella nostra città. In realtà io credo, e mi appurerò di verificarlo, una grossa percentuale di questi oneri derivino da, diciamo, le cosiddette sanatorie. È una percentuale altissima quella che in questo periodo nelle commissioni edilizia braidese, la percentuale di pratiche in sanatoria supera quelle ordinarie. E anche di questi nel futuro forniremo dati. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi oneri in questo momento vengono incassati perché si va a fare delle sanzioni legittime, assolutamente, ma molto, molto onerose per quelle persone che in questo momento sono costrette o a vendere i singoli appartamenti, le abitazioni edificate magari anni fa, e adesso quando bisogna metterle in vendita, bisogna regolarizzare la posizione di questi immobili dal punto di vista urbanistico oltre che catastale, e questi portano, secondo me, questo ingresso di oneri comunali. Ci tenevo a sottolinearlo perché 1.200.000 euro di oneri, ho letto nelle slide, di ingresso, sono una cifra che andrebbe, tra virgolette, scorporata in due tra quelli di nuova edificazione, cioè di interventi, e le sanzioni. Un'altra riflessione è quella un po' utopistica, premetto, che un bilancio ottimale è un bilancio che riduce le agevolazioni, sia per quanto riguarda la mensa, IMU o qualsiasi altro servizio, che li riduca non perché alza i livelli, è più difficile averne diritto, ma li riduca perché non c'è bisogno di erogare queste agevolazioni o di venire incontro ai cittadini. Capisco che in questo momento è una visione assolutamente utopistica, però è l'obiettivo che, secondo me, un'amministrazione
si deve prefiggere è quello di ridurle. Perché? Perché il livello, tra virgolette, di benessere dei propri cittadini è più elevato. Tornando a alcuni interventi, tra cui mi collego a quello che è stato detto di recente sulla chiusura di via Cavour, mi associo completamente a quello che hanno detto i miei colleghi. Il fatto che via Cavour, e non sto esprimendo un giudizio sulla positività o meno della chiusura di via Cavour al traffico, non sto facendo un discorso di questo tipo, sto solo dicendo che a Bra è stato dato in carico a una ditta milanese, se non mi sbaglio Mobilita, per uno studio sul traffico. Abbiamo avuto alcuni incontri, tra cui anche uno in videoconferenza, ci sono stati fatti vedere delle simulazioni, delle proposte, proposte e simulazioni che sono arrivate in seguito a studi dove mi ricordo venivano fermati anche i cittadini all'ingresso della città chiedendo domande di rispondere a un questionario su perché passavano da quella strada, perché si ricavano in città, per quali motivi. In seguito a questo sono stati fatti questi incontri, sono stati sottoposti delle simulazioni. In nessuna di queste simulazioni sottoposte a noi nelle sedute che vi ho appena esplicato, in nessuna di queste veniva prevista la chiusura di via Cavour, ma bensì il senso unico. È una decisione che è arrivata dopo e che noi abbiamo preso solo dopo. Così lo stesso eliminazione del semaforo in via Cuneo, per capirci, all'angolo con l'ex mulino Braidese. Più di una volta abbiamo sottolineato che quel semaforo, senza quel semaforo, quell'incrocio era pericoloso. Ci è stato risposto che questa amministrazione ha nel proprio programma di eliminare i semafori, va bene, ma si eliminano quando le circostanze lo consentono, quando le condizioni lo portano, e il passo indietro che c'è stato in questi giorni con la riaccensione del semaforo è una prova lampante che forse le preoccupazioni che sottolineavamo non erano così campate in aria. Un ultimo brevissimo appunto richiamo anche a quello che è stata l'inaugurazione breve fatta della linea elettrificazione della linea ferroviaria. L'anno cruciale per questo intervento è stato appunto il 2008, quando in quei tempi a Bra il sindaco era Camillo Scimone e in regione sedeva come presidente la Mercedes Bresso. Nella prima stesura della sistemazione ferroviaria del Sud Piemonte era stata indicata Carmagnola come punto nevralgico. Poi col lavoro, l'hanno anche detto e non stento a riconoscerlo, anzi ringraziamo ancora anche dell'ora sindaco e attuale assessore regionale Bruno Sibille, oltre dell'impegno della giunta Camillo Scimone, la regione Piemonte era tornata indietro sulla propria decisione e diciamo che si era spostata l'attenzione su Bra. E questo è bene sottolinearlo in questo momento, dove si vedono le fotografie dell'inaugurazione, c'erano tante persone, ma quando si arriva a completare un'opera di quel tipo lì bisogna anche ricordare di chi è partito o di chi ha fortemente lavorato perché questa potesse realizzarsi. Non ho grosse altre cose da aggiungere. Un altro intervento che è stato richiamato è quello di via Principe di Piemonte, in particolare della riqualificazione del centro, che in modo particolare anche dei portici, assolutamente una riqualificazione che doveva essere fatta, se non
qualche perplessità, la sottolineiamo su alcune, diciamo, finiture dell'intervento, ma questo sarà oggetto di intervento nei prossimi consigli comunali, perché va bene realizzare le opere, ma le opere che vengono realizzate devono anche durare, bisogna bene fare attenzione a come vengono spesi i soldi pubblici, e quindi solo fare interventi per dire abbiamo riqualificato l'area possono andare bene nel breve termine, ma essere poi a lungo termine addirittura dannosi. Con tutte queste riflessioni un po' più tecniche che numeriche, ma perché i numeri stretti del bilancio non sono proprio la mia materia forte, mi associo a quello che hanno detto i miei colleghi di minoranza, esprimo il mio voto contrario a queste delibere. Grazie. Grazie a lei, consigliere Panero. Consigliere Elena, prego. Veramente molto telegrafico, visto che anch'io sono stato chiamato in causa dall'intervento del consigliere Bergesio. Solo due riflessioni, ma veramente l'enfasi in cui ha messo nel suo intervento, come sempre mette, l'enfasi giovanile, ma è giusto che sia così. Io molto pacatamente gli dico, vabbè, sulla premessa che ha fatto riguardando i governi, a riguardo dei governi precedenti e passati, penso che la risposta già stata data dai cittadini col voto del referendum, si ponga, si faccia qualche riflessione in merito, forse qualche risposta l'avrà. Sull'argomento parcheggi, come ho già detto, i nostri dubbi rimangono. Potrei rispondere che eliminando i parcheggi del centro, al contrario di quanto ha affermato lei, si favorisce proprio l'afflusso verso i centri commerciali a scapito di quello naturale. Speriamo che non sia così, ma come ho già detto prima, i conteggi li faremo più avanti. Terza cosa, lei ha sottolineato che la Giunta in questi anni non ha mai abbassato le tasse, non ha mai alzato le tasse, mi perdoni, ma nemmeno non le ha mai abbassate. Come dice il consigliere Bergesio, l'amministrazione in carica è così virtuosa, vediamo di lavorare per diminuirle. Io prima due esempi li ho fatti, uno sull'IMU, uno sulla tassa rifiuti. E quarta cosa per concludere, mi ero dimenticato prima, mi sono piaciute le slide che ha fatto vedere l'assessore, vice sindaco Fogliato, in merito a Giorgio Lapira, su quanto ha affermato appunto proprio dei pensieri che è stato un sindaco. Probabilmente queste slide bisognava farle vedere anche all'ex presidente del Consiglio Renzi. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Signor sindaco, prego. Allora, credo che sulla questione della testamento della linea ferroviaria, del servizio ferroviario metropolitano, mai mi sono sognata di immaginare che non ci sia stato un lavoro comune tra chi in quel momento sedeva sui banchi della giunta regionale e aveva l'opportunità di lavorare con l'architetto Barbieri per problematiche importanti regionali, nel momento in cui qui si discuteva di questioni relative all'inserimento all'interno di questo argomento all'interno del piano regolatore. Questa cosa però, consigliere Panero, va disgiunta dalla questione dell'elettrificazione. L'elettrificazione è un'altra partita, questa è la partita dell'intervento relativo all'attestamento Subra, in cui un lavoro comune, allora fatto anche con il consigliere regionale Franco Guida, permise non solo su questo ma su diverse questioni di riuscire a portare a casa dei risultati importanti, perché vedete, quando si passa la linea di Carmagnola e si va a Torino, la cosa importante è quella di avere
ben chiaro da dove sei partito e quale obiettivo hai, e di ritorno di immaginare che se porti a casa un risultato, questo risultato è un risultato di tutti, e quindi dell'attestamento sto parlando. Sulle rettificazioni invece parliamo di un'altra partita. Eravamo nel 2010, stava scadendo il stavano andando in pensione i fondi dei 2 milioni degli interventi relativi messi a disposizione dall'amministrazione Bresso per quanto riguarda il progetto dell'interramento. In quell'occasione, devo dire con molta onestà, non vi fu una collaborazione a tutto campo all'interno di questo consiglio comunale. Devo però ringraziare un assessore regionale che si chiama Cirio di aver condiviso con me questa idea, e direi senza un grande coinvolgimento degli albesi che arrivarono dopo, ma grazie ad un lavoro comune mio, di Ferrero, di Pietro Ferrero per quanto riguarda l'aspetto tecnico, e mio e di Cirio, riuscimmo a portare a casa questi fondi con il parere contrario di alcuni personaggi locali che non erano affatto interessati a questa iniziativa. Ma è cosa passata? Se non l'avesse tirata fuori avrei lasciato perdere, ma siccome è giusto che invece vengano la verità storica sia messa in fila, nel mio intervento ad Alba, soprattutto quello ad Alba, ma anche qui avrà, ho ricordato chi ha collaborato perché si mettessero in piedi i soldi per l'elettrificazione. I soldi di elettrificazione furono messi in piedi grazie al fatto che dai 2 milioni dell'intervento di Mercedes Bresso, all'interno di quei soldi se ne stralciarono la cifra necessaria per fare il progetto. Grazie all'accordo con Alberto Cirio riuscimmo a trovare 9 milioni di fondi regionali destinati a realtà che non li stavano utilizzando, a cui se ne aggiunsero 5 di RFI, e la sottoscritta e Ferrero andarono a Roma per perorare questa causa. Quindi l'elettrificazione e i soldi di elettrificazione sono una realizzazione che, se volete, fa pandan ed è importantissima ed è fondamentale, ma è un secondo tempo rispetto al quale non tutti nel Consiglio Comunale, oggi non ci sono più, ma nel Consiglio Comunale erano così contenti che si realizzasse. E invece fortunatamente incontrai sul percorso una persona assolutamente lungimirante rispetto al proprio territorio, che è l'onorevole Cirio, che credette in questa iniziativa. Grazie al sindaco. Allora, correggetemi se sbaglio, i gruppi si sono espressi, quindi le dichiarazioni di voto le abbiamo raccolte. Consigliere Panero, voleva... Ma solo perché sono stato chiamato in causa nome e cognome dal sindaco, io forse non mi sono espresso bene, nel mio intervento non mi sono mai espresso sul fatto che sia stato positivo o meno elettrificare la linea Alba Bra. Però nel 2008 si procedeva, diciamo, con la risistemazione del sud Piemonte fermandosi a Carmagnola, era assolutamente inutile fare l'elettrificazione Bra-Alba. Quindi io ho parlato di anni precedenti, quando, se con la giunta Mercedes Bresso alla Regione Piemonte si andava avanti in quella direzione, inutile era
i passaggi che lei ben ha spiegato, che sono poi venuti dopo, perché spendere quei soldi su una linea che tra virgolette sarebbe stata morta o fine a se stessa non avrebbe avuto nessun significato. Questo solo per precisare che non mi sono espresso, e lo dico un'altra volta, sul sì o no, giusto o non giusto, positivo o negativo, l'elettrificazione della linea Alba-Vrà. Il mio discorso era che si è arrivato a quello perché prima, a quello che avesse un senso, perché prima altre persone, insieme a lei, come gliel'ho riconosciuto, avevano lavorato in quella direzione. Grazie. Grazie, bene. Come dicevo prima, abbiamo raccolto le dichiarazioni di voto. Prima di passare però alla votazione, devo comunicare al Consiglio e agli interessati che in data 16 dicembre era pervenuto un emendamento, una proposta di emendamento, a firma dei consiglieri Elena, Somaglia e Marengo, a proposito di una richiesta di sottrazione di 15.000 euro da una missione, un programma, un titolo, a un altro titolo, a un altro programma, in particolare dedicato alle centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici. Questo emendamento ha ricevuto il parere non favorevole sia del capo ripartizione finanziaria sia del collegio dei revisori dei conti. In particolare, entrambe questi pareri dichiarano il non accoglimento dal punto di vista tecnico, parere tecnico, tecnico sfavorevole, perché dicono, leggo testualmente, la variazione contenuta nell'emendamento comporterebbe di fatto l'impossibilità di fare fronte a spese obbligatorie in forza di vincoli contrattuali assunti, essendo lo stanziamento risultante in caso di accoglimento dell'emendamento in oggetto inferiori a tali spese obbligatorie. Allora, questo è il punto di vista tecnico. Voi sapete che altro è il punto di vista politico in Consiglio Comunale. Pertanto, io chiedo, siccome negli interventi dei tre consiglieri che ho citato non è stato presentata, non è stato illustrato, adesso io devo chiedere se, uno, volete presentarlo e illustrarlo, due, se volete ritirarlo perché vi è sufficiente aver appreso il parere sfavorevole tecnico. Prego, consigliere Marengo. Grazie Presidente. Sì, in realtà è diciamo un emendamento reiterato, nel senso che l'avevamo già presentato anche nell'emendamento dell'anno scorso con altre cifre. Ci è arrivata la comunicazione in questi giorni appunto del parere sfavorevole sia della ripartizione tecnica sia dei revisori dei conti. Ho avuto modo di confrontarmi poco fa con il segretario, quindi pur restando fermi nelle nostre decisioni, cioè credendo nella bontà dell'emendamento che abbiamo presentato, lo ritiriamo. Grazie consigliere Marengo. Quindi posso dichiarare quindi chiusa a questo punto la discussione, quindi possiamo procedere alle votazioni delibera per delibera. Alcune di queste Alcune di queste delibere, come vedrete, avranno poi la immediata eseguibilità. Comunque, con ordine, facciamo tutto. Quindi, partiamo dalla proposta numero 6. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per gli anni 2017 e 2019, il DUP. Quindi, quanti siamo presenti? È andato via Somaglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appunto, sono 13, per quello che mi sono fermato e ho contato, siamo 13.
scrutatori disattenti. Bravo. Allora, insomma, segnaliamo la presenza. Tutti prenotati. Va bene, possiamo votare. Votazione chiusa. Quindi la proposta numero 6 è approvata con 10 voti favorevoli e 3 voti contrari. Scusate, no, metto un po' di ordine ai fogli. Proposta numero 7. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 17-19. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58, decreto legge numero 112-2008, convertito in legge 133-2008 e successive modifiche. Su questa voteremo dopo anche la DIE, però procediamo con ordine. Si può votare. Votazione chiusa. Come prima, 10 voti favorevoli e 3 contrari. Votiamo l'immediata eseguibilità. Va bene, si può votare. Favorevoli e 3 contrari. Allora, sulla proposta 8 vi chiedo solo un attimo di cortesia. Per un banale refuso, un copia e incolla, l'oggetto vedete che è lungo 6 righe. In realtà il testo che noi interessa è dalla seconda parte della quarta riga in poi, vale a dire decreto legislativo numero 55 dell'83, come convertito in legge numero 131 dell'83, valutazione qualitativa e quantitativa delle aree per l'attuazione di interventi ai sensi delle leggi numero 167 del 62, 865 del 71 e 457 del 78, da cedersi nell'anno 2017. Praticamente tutta la parte precedente era il titolo dell'anno del 2016, quindi è soltanto un banale errore di copia e incolla relativo al 2017. Qui però questo dovevo precisare, quindi ci si prenota. Va bene, si può votare. Dieci favorevoli e 3 contrari. Mi pare che su questa, sì, anche su questa c'è l'immediata eseguibilità. Siamo sempre sulla 8. Quindi, segnaliamo la presenza. Va bene, si può votare per la immediata eseguibilità. Votazione chiusa, 10 favorevoli e 3 contrari. Passiamo alla proposta numero legge regionale 15 dell'89, modifiche e integrazioni. Contributi per gli edifici di culto, approvazione del programma comunale degli interventi per l'anno 2017. Anche questa sarà immediatamente eseguibile. Cominciamo a votare la delibera. Aspetta. Va bene, si può votare. Ok, 12. 12.
10 voti favorevoli e un astenuto, votiamo l'immediata eseguibilità. Rifacciamo il percorso. Mi manca. Va bene, si vota. Votazione chiusa. Stesso risultato di prima, 12 favorevoli e un astenuto. Siamo alla delibera numero 10. Il meccanismo. Componente TASI, tributo sui servizi indivisibili dell'imposta unica comunale, ai sensi della legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, determinazione aliquote e detrazioni. Si confermi la presenza. Ok. Va bene, e si vota. Risultato 10 voti a favore e 3 voti contro. Delibera numero 11, componente IMU, imposta municipale propria dell'imposta unica comunale, stessa legge di prima, determinazione aliquote e detrazioni. Si segnali la presenza. Siamo partiti insieme. Ok. Va bene, si vota. Ok, chiuso la votazione. Votazione chiusa, 10 favorevoli e 3 contrari. Delibera numero. Disciplina dell'imposta unica comunale, IUC. Sembra i nomi dei cartoni animati. IUC, TASI, TARI, IMU, IRPEF, i sette nani. IUC, IUC, era Pippo che dice, ne manca uno. Va bene, si può votare. Dieci favorevoli e tre contrari. Prego. Non era questo il punto su cui avevo già integrato facendo la relazione, avevo già inserito due dati. Va bene, grazie. Siamo alla proposta numero. Componente TARI. Per l'interno dell'imposta unica comunale, la stessa legge 147. Approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe. Ci prenotiamo. Va bene, e possiamo votare. Allora, su questa delibera ci sono 9 voti favorevoli, 3 voti contrari e un astenuto. Siamo alla 14. Comunale all'IRPEF per l'anno 2017. Determinazione delle aliquote e fascia di esenzione. Possiamo votare. Votazione chiusa, 10 favorevoli e 3 contrari. Numero 15. Determinazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale e gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni consigliari permanenti
e delle commissioni comunali previste per legge per l'anno 2017. Possiamo votare. Dieci voti favorevoli e tre voti contrari. Sedicesima e ultima delibera approvata. Esercizi 2017-2019. Va bene, possiamo votare. Dieci voti favorevoli e tre voti contrari. Bene, con questa delibera il Consiglio Comunale si chiude. Chiedo ancora scusa per la mia voce da confessionale e vi faccio gli auguri più cordiali di Buon Natale e vorrà venire alla Commissione Ambiente del 28, ci faremo ancora gli auguri per l'anno nuovo. Grazie a tutti, buonasera.